Benvenuti sulle tempoline aviotrasportate Fritz. Fritz, ho dimenticato anche come mi chiamo, furia di girare. Si prega di tenere allacciate le cinture, capito? Anche agli orchi. Le cinture! Le cinture! Esatto. Le uscite di sicurezza non ci sono, le uscite sì. Tra un po' dovremmo arrivare, si spera, ad incontrare i nostri amici, quindi tu non ti spaventare se vedi luci, cose. Se vedi lucertole, avvisa. Soprattutto Sì, lucertole bianche. tu però corre veloce perché io ho un anno da fare fuori, quindi. Quale nano? Ne hai già fatti fuori un sacco. No, no, ma c'è un nano particolare, un nano squamoso, quello tutto rovinato di faccia. Uno brutto. Non è una Sì, ma lucertola? lui sì, in realtà è dragonano, però cioè è tutto complicato. Ecco, come capire quello che dite voi, orchi? Io vi Ecco, seguivo in tu battaglia, guida però. aereo che noi arriva. Sì, tu però non stringere troppo, che sei grosso e stringi e fai male. Vai, vai. E quello che state ascoltando è un'improbabile puntata di Fumble. Molto improbabile, più improbabile delle puntate di Fumble che già sono improbabili per i fatti loro. È una delle puntate in cui c'è tutto il cast. Questo è molto improbabile. È Quello che estremamente non è improbabile. improbabile È è che ci che sia della non Marvel sia Capcom. silenziato il cellulare di Roberto. No, ma non ha ancora messo il nostro video di sottofondo. Questo è improbabile. Che Questo è è molto la cosa improbabile. strana. In genere a questo punto è già partita una voce di Oh, Fumble è in diretta. Stavolta sottofondo. sarò veloce, vediamo. Fumble è in diretta. Sai che puoi abbassare il Ce l'ho volume fatta. Fantastico. Oh, No, sì. posso solo quando parte il video. Fumble in diretta is the new DJ. DJ. Sì. A volte tornano. Quanta gente c'è? Condividiamo ora A questa proposito bella di quanta gente. gente c'è, Esatto. possiamo dire che ci sono delle persone che ci hanno portato dei regali bellissimi. Sono delle Mamma persone mia. A bellissime. proposito di cinture, le cinture di Fumble, o meglio, Delle bellissime persone che non le sanno chiaramente come sfruttare il loro tempo libero perché fibbie. ascoltano noi e quindi. Le fibbie per le cinture di Io un po' mi Fumble. sento la versione meno Che sfigata di bella. Wallowitz. Comunque, No. Allora, quelle quadrate. Sono bellissime perché stanno anche in piedi, mi fanno da segnatavolo, quindi verrà usato a mentre Capodanno quelle come tonde mi piercing. fanno E trasformare in in più, Sailor visto le Fumble. nuove leggi, se ti attaccano dopo mezzanotte, potete usarle per uccidere qualcuno in casa vostra. Esatto. Tra l'altro, Io Sailor quale nuove leggi Fumble stiamo comincio ad parlando? Mi avere un sono perso momento di qualcosa. inquietudine, però, Oh? Cioè, ho una visione orribile di Sailor Fumble. Beh, scusa se lo dico, ma. Sono quei 5 secondi in cui ti cambi e sei nudo tutto glitterato. Esatto. Io non riesco a tollerare. Anch'io. Io avrei detto che di base sono, se io fossi una Sailor sarei un Fumble. Sì, scusa, ma Perché. il No, costumino marrone? Beh, c'erano le Fumble, Sailor da perché uomini fai? che diventavano donne, perché non può essere il Sì, ma contrario. già da uomini avevano dei physique da. Durol de Scusa, Jock. cioè, le Sailor da uomini diventavano donne, il contrario è che da donne diventano uomini, lui è donna? Perché nel caso mi preoccupo tantissimo. No, lui è uomo e quando Certo. diventa Sailor diventa donna, giusto come loro, non il contrario. È la Esatto. barba che mi ha Come dato quando hai fastidio. trovato i muti e gli hai parlato come se Ah, ma fossero non solo. sei il re dei nani! La buona notizia è che nessuno di noi è confuso. No. La buonissima notizia però è anche che voi potete, se volete, regalarci delle altre cose, tipo le fibbie di Fumble, che sono molto belle. Ma cambiate anche tema. Ah, No, vabbè, oh, d'accordo. che c'è? Potete farmi le fibbie che vi pare a voi? Che vi pare a voi? Cioè, è la Cioè fibbia di. quelle di Fumble. Guardate qui. No, fagli vedere la Esatto. fibbia, Qui aprirla. chi ci ascolta Però è allora, incredibile. Bacor Guardate. Store, fibbie per cinture, bacorstore.it. Info il bacorstore.it se volete le fibbie più fighe del mondo e o altre cose. Tipo quelle di Fumble. Non sono Tipo quelle di Fumble. tipo quelle di Fumble. Se invece volete contribuire in maniera diversa, potete farlo in i seguenti modi. Un modo solo c'è, Due. dare soldi! Ah, ce ne No, sono ci sono tre. tre modi. Quando comprate la fibbia, lasciate il codice Fumble No, Now. esatto, no. Non Allora, funziona su tutto. potete mandare della Voi mano. lasciatelo uguale o mandate una mail con scritto Fumble Now dopo Esatto. aver comprato la fibbia. Allora, amaro per Matteo. Amaro del dado, questo Esatto, vorrei. amaro del dado, altro Per dono. Matteo adesso vediamo. Per Matteo! Oh, oh, Per i oh. bresciani, dai. Va bene, ok. Però i Poi bresciani. Oh. mi cado sono quasi finiti. come se Ma piovesse. erano nuovi! Non hai neanche Li ha iniziato la mangiati puntata. solo lui. Perché gli altri non li mangiano apposta per farli mangiare tutti. Allora, Dico. Vedete che mi mangio anche le No, perché parole, lui infila la praticamente. mano dentro e fa, ormai li ho toccati. Ma no! Ho detto qualcuno mi mangi per favore e voi mi avete. Siete Conta stronzi che una volta, due volte, tre volte. questa scatola che è ancora chiusa non si sa come, ma li ha già leccati tutti. Esatto. Così, quindi Io li leggo prima che escono, li lecco prima che escono dalla fabbrica.
D'accordo? Detto questo, no, potreste contribuire, ma non lo state facendo. Detto questo, potete andare su combogdr.it/shop e comprare o i nostri gadget o il manuale di Urban Heroes usando il codice FAMBO. Now! Now! Altrimenti potete andare su QWERTY.it/associati, diventare soci di QWERTY o fare una donazione. E anche una donazione piccola è una bella cosa. Così. È piccola ma caratteristica, l'ho detto già una volta. No, perché tante cose piccole, come ben si sa, fanno un esercito di halfling, quindi... No. È vero. O dico Boldi. O dico Boldi, che è ancora peggio. No, anche basta. Anche basta. Oppure potete scriverci e dire, io vi voglio regalare questa cosa, come ve la mando? Noi vi diciamo, mandatela qui e... Non buttiamo via nemmeno le scritte del vi vogliamo bene, basta. Quello è il come potete aiutarci non monetariamente, e cioè andando su iTunes e lasciando delle recensioni o delle votazioni a 5 amari del dado a questo punto, o andando su Facebook e condividendo il video, soprattutto se ci state ascoltando in diretta live, o su YouTube lasciando dei commenti e facendo pubblicità al canale. Yes. Detto questo, l'ultima volta in realtà... Bisogna andare alla penultima volta. Esatto. Dipende. L'ultima volta Broxnar ha subito di nuovo il suo passato, vedendo morire per la seconda volta tutta la sua tribù, ma scoprendo qualcosa sul nano. Perché questa campagna contribuisce al suo buon umore. Evidentemente. Ogni puntata. Perché vogliamo bene a Gianni, che tra l'altro le voci nella testa ti salutano. Grazie ragazzi. La volta prima ancora invece i nostri due rimasti nel tempo presente, cioè Thane e Alphonse, hanno combattuto nell'arena aiutati da un ladro alchimista. William, che culo. Una volta avevamo un po' di strategia nel gruppo. E infatti è andata bene. È sparito ma tornerà. Okay. Posso già dire che tornerà. Siamo spariti noi o è sparito lui? No, è sparito lui. Okay. Cioè, alla fine lui se ne va. Se n'è andato. Avendo salvato parte degli abitanti della capitale imperiale da un mostro tentacolare assassino, l'imperatore ha concesso a voi di presenziare alla sua corte. Ma quel mostro si chiama Antistress? Sì, quel mostro si chiama Antistress. Un po' come i Mikado per Claudio. No, questa si chiama malattia. È una cosa diversa. Detto questo, io lo stavo guardando perché dopo aver inveito, vai a fare tutti i Mikado, li mangio tutti. E ne ha aperto un altro e No, l'altro è ancora qui. È ancora temporaneamente aperto. Certo. Avete rotto i coglioni. Questi sono finiti, li posso mettere qua giù. Questi sono finiti, hai tirato fuori 8 Mikado dalla confezione. Sono finiti. Li hai finiti? No, sono finiti, è diverso. Ragazzi, quanto sono durati? Tanto, no? 6-7 minuti. Per il standard, forse. Sì. Esatto, in effetti. Va bene, ma devo diventare Thane. Non c'è nulla. Ecco, diventa Thane e in Tantane. Grim, sì. Fitz e Broxnar. Ok, bene. Domandina veloce, si possono cambiare tutti gli incantesimi volendo quando passi di livello, no? Sì. Non è mai stato un problema, quindi. L'abbiamo sempre la faccia fatto di Claudio dice non me ne frega una ostia. Sì, in effetti. L'abbiamo sempre fatto con tutto, non vedo perché non con tredicesima era. È un po' come quello del no, ma se non sbaglio hai detto un tempo che c'era proprio scritto che potevi cambiare tutto quando passavi di livello. Però è possibile, ma è anche possibile che io l'abbia scritto. Data la mia grande conoscenza dei manuali, è appiccicato al manuale dicendo Roberto c'è qua. Dovrebbe mio, tutto mio. Io il manuale non lo vedo da... Esatto, quando hai finito domani possiamo passare di livello. Io ho le cartine con sopra gli incantesimi e i talenti. Perché non sei organizzato, Claudio. No, io ho già fatto, grazie all'aiuto di Marco. Non è colpa mia se sono l'unico che lancia le spell. E basta. Aham! L'unico che... Che copia le spell. Esatto. Comunque, dicevamo... Prego. Che mentre voi uscite dall'arena e vi avviate negli spogliatoi dove... Quel gruppo di nani si avvicina per congratularsi con voi. Davvero? E ringraziarvi, sì. Anche il chierico del chierico, demonio. Sì. Vabbè, allora dopo giochiamo. C'è un chierico demoniaco che devo stuprare. Adesso poi, ma prima... Parole sue, io non c'entro. Nel frattempo sentite una presenza minacciosa e possente alle vostre spalle. Vi girate... E c'è Broxnar con Fitz, che è la presenza grossa e minacciosa. Coperto di ferite. No, neanche tanto. Lui completamente coperto di ferite. Vi guardiamo.
No, ottimo momento per tonso. Ripresentarsi. Lo penso anch'io. È quando è finito il combattimento, giusto? Hai presente che io sono completamente intonso comunque. Perfetto, guarì. Però non sono pieno di ferite. Ok, però allora io sono... No, e se sporto. Ci sono le ho truccate. No, mi sono pulito. Ah, ok. Voi vivi, che problema essere? Che io non dovevo... Nessuno. Che ci sono stati nani è stata una battaglia fantastica. Però per fortuna sono riusciti a sopravvivere alla fine perché non li abbiamo uccisi. Eh? No, lui ne ha uccisi tanti. Ah, beh, anche noi nell'arena. Bravi! Peccato che è stata proprio una bella battaglia. Ma nani tutti qua, altri nani in arena? Finiti. Ti sta supercazzolando. È un termine di Trachis. Cosa vuol dire? Super cazzolare. Vuol dire che... Cioè, era un termine... È dispiaciuto del fatto che tu non abbia potuto uccidere nani. Ah. Era un termine... A me sembra Elfo Canterino prende giro. questo è William che parla. Se abbiamo terminato, io... Ah, devi chiederlo a lui. Chi? C'è un tizio... Tu che cazzo sei? È abbastanza medio, man, così, come aspetto. Grande Dio. Perché lui rispetta gli impegni che prende, tipo di combattere nell'arena. E inoltre è anche educato con i prossimi. Complimenti, Fitz. Cioè di che? Sei proprio il meglio degli Halfling. Pensa agli altri. E quasi hai ragione, peraltro. C'è altri in arena io poter entrare a combattere? Ormai è fatto. Ormai è fatto, domani dobbiamo vedere. Abbiamo vinto, però siamo stati dei campioni. Però devi lavare. C'è la gente che faceva... E altri che erano asmatici tutti. Devi lavarti, vestirti bene e devi essere educato domani perché vediamo l'imperatore. Abbiamo salvato la vita dell'imperatore. Cosa essere vestire bene? Io, se non vi dispiace, a questo punto tornerei a casa. E chi ti trattiene? Beh, è grazie stato dell'aiuto, un vero piacere e soprattutto, beh, ci vedremo, immagino. Conto di sì. Anche perché fa sempre comodo qualcuno che ogni tanto usa un po' di strategia, a differenza di altri nostri compagni. Che non sappiamo neanche cosa facciano da un momento all'altro. Sarà un piacere affrontare... Elfo Canterino dice sempre cose che ne ha senso, per cui non preoccupa. Sarà un piacere affrontare qualcos'altro insieme a voi e conoscere voi due che a quanto pare siete i loro compagni che erano scomparsi. Sì! Beh, pensavamo... Chissà! Che fossero in pericolo, però... Beh, buona giornata. William. Saluta Morobrar. Esatto, a riguardo... Gli farò avere la mia parcella. A riguardo di questo... Fagli avere la parcella per un'altra, per qualche altro giorno e pigliati del tempo di per indagare sui nostri obiettivi e su quello, sulle persone che frequentano, sulle loro debolezze, abitudini. Sarà fatto, senza problemi. Buona giornata. E si allontana fuori dall'arena. Controllo, ho fatto tutto. Quindi ve la siete cavata bene? Ce la saremmo cavata meglio se ci fosse stati. Ma non c'eravamo. Perché hai portato via? Ho capito che tu puoi sparire. Magari prima dell'arena portarci via il nostro grosso orco. Ma non sono stato io. No, lui porta via me. È stato spappolato da un mostro slash palla rimbalzina. Spappolato. In realtà abbiamo fatto una dimostrazione di un'abilità intanto che... No, ma ho letto. Di cui si sono meravigliati. Abbiamo salvato l'arena. Ti hanno preso a schiaffi. Sì, ma poi abbiamo salvato. Lui è perso contro pallino. Era, faceva parte dell'atto. Perché se vinci subito, la folla si annoia. Vero? C'è anche scritto che hai lanciato il mio incantesimo. No. Quale? Era un altro. Assolutamente no. A proposito di incantesimo, ho imparato una cosa che secondo me per l'arena è perfetta. Devo ancora trovare un nome. Tipo nota assassina. Oppure arpa ad arco. Che è la prima, che è la prima volta che l'ha studiata. Falciarpa. Pensavo fosse un pochettino più sovradimensionata rispetto a... Beh, no, però perché l'ho imparata da una storia di un famoso cantastorie. E lui la diceva che avrebbe avuto un effetto un po' maggiore. Comunque ti sei comportato molto... Cioè, nel senso... Beh, lo so. Molto utile nell'arena. Beh, lo so. Che domande. Vabbè. Sei sempre stato di solito nelle retrovie, c'è sempre aiutato. Nessuno di noi. Non è io non so se tu notare, inutile. Ma quando no, io arrivo, loro parla. Però ti ho visto anche. Beh, perché bisognava dare spettacolo, no? È vero. Vabbè, di sta arena. Lo spettacolo è tutto. Mi volto. E quindi adesso mi sono perso il resto delle cronache, mi ero stufato. Abbiamo appuntamento con l'imperatore. Chi? Quando dice abbiamo, intende... Sì. Sentite qualcuno che si schiarisce la gola quando iniziate a parlare. E prendi una bella gol!
Non volevo disturbare una... una cosa. Sì. Una discussione così animata, ma sono qua da parte dell'imperatore. Ecco, vedi? C'è un paggio. Mm-hmm. Ok. Generico. Età? È abbastanza vecchio per essere un paggio, perché avrà 23-24 anni. Il paggio del campaggio. Vengo da parte dell'imperatore per portarvi non solo i suoi saluti e i suoi ringraziamenti ancora, ma anche alcuni doni. Ah, non ce ne sarebbe, non ce n'era bisogno, ma accettiamo. L'imperatore ha insistito. Sì, certo, accettiamo ovviamente con grazia i doni dell'imperatore. Visto? Fa un cazzo, ti danno i doni. Guardo Brosna con grazia. Vabbè. Dopo aver cantato l'inno. Esatto. Oh, se il paggio batte le mani e esplodiamo. No, alcuni alcuni servitori portano, innanzitutto il primo entra con un vassoio con delle boccette. Oh, sopra. Queste potrei anche decidere. Controlliamole. Sono profumi. Sono sei boccette. Sono sei boccette. E il paggio gli dice: queste sono pozioni curative per lenire le vostre ferite dopo il combattimento che avete affrontato nell'arena. Oh, grazie. Due a me, due a lui e due a lui. Va bene. Lui potrebbe averne bisogno, tu non te le meriti. Papà. Chiederai aiuto, eh. Due pozioni di? L'ho già fatto e sei scomparso. Guardi. Non hai chiesto bene. Sono uguali a quelle che c'erano. Allora prima. Preferisco le pozioni. Perché ce n'avevo già una, due pozioni. Ma voi dove siete stati? Quindi, vabbè, ne parliamo. In più l'imperatore ha deciso di donare alcuni dei tesori che sono stati sottratti ai suoi nemici a voi, eroi dell'arena. Te l'avevo detto che eravamo eroi. Per il cavaliere che si è battuto così valentemente, ha scelto questo scudo e si avvicina a te un servitore, porta uno scudo che è praticamente un'enorme testa di leone di metallo. Attenzione, quello è bello. Pare molto bello, io guardo il mio scudo marcio. L'imperatore ha dei gusti ottimi. Ringrazio sentitamente. In questo caso forse il nemico dell'imperatore. A me però... sembrare che Elfo Canterino infilare lingua su per sedere imperatore. Sì. Ah, ecco. Allora, no, allora è impressione giusta. Sì, sì. Okay. Ma lui lecca. È cultura elfica. Ah, ho capito. Elfi leccare. Ok. Mi ha dato una specie di frizione. Frizione è una parola sbagliata in questo. Ma scusa, ma chi pensi che possa dare retta a una persona così brutta? La lingua serve a diminuire la frizione. Per favore, prego, prosegua. Da quando sono io quello educato nel gruppo? Da quando non c'è più William. Cioè 5 minuti. Per l'eroe che ha cantato le gesta dei suoi compagni nell'arena, invece, l'imperatore ha deciso... E che ha ferito in maniera copiosa e abbondante la creatura, nonché salvato con la sua magia... È difficile. Diverse creature, diverse persone creature. Creature. Perché tutti cose. Siamo creature. Diverse persone dalle grinfie tentacolari di quella bestia. Però comunque sì, diceva. Come dite voi? Ha scelto di donarvi questa spada. Ok. È una spada. Adesso la vedi, è nel fodero. Il fodero è ricoperto di incisioni naniche e elfiche insieme. È la spada. A quelle elfiche, chiaramente. Quando estrai la spada dal fodero, vedi che ti aspettavi una bella lama robusta, spessa, che non sa usare bene, e invece non è assolutamente una lama. Cioè, il fodero è quello di una spada, ma quello che tiri fuori è una specie di lungo diapason che ha le dimensioni di una spada, ma è fatto a diapason, quindi in realtà è una specie di forchettone gigante. Ma puntino sopra. Sì, assolutamente. Oh, peculiare. Non dico quello che gusti mi... fantastici, ma anche particolari. Viene chiamata diapasord. Che fantasia! Pensavo spadarpa, tipo. Beh, il nome è tipicamente elfico. Che noi usa almeno la seconda parte. La prima è nanica, la seconda è Abasord. Ok. Che quindi vuol dire, io che so sicuramente l'elfico e forse magari un po' di spada di Abasord. Perché anche l'elfico a volte si spreca in creatività.
Molto bene. Faccio tum. E senti che inizia. È una mucca. La stoppo, la metto via. Grazie. E la metto in fuoco. Non so esattamente quali siano i suoi poteri, ma sicuramente potete chiedere all'imperatore maggiori delucidazioni. Ti farei piccare. Possiamo andare armati alla presenza dell'imperatore? Beh, sì. L'imperatore non teme certamente qualche misera arma. In effetti. Giustamente. Ma neanche i potenti eroi che la brandiscono. Se tu non vuoi, usa griglia pecore. Cosa? Se tu non vuoi diappa, come si chiama, io prende e usa per infilare pecore su spiedo. Pensavo che griglia pecore fosse un oggetto molto specifico. Credo che funzioni meglio con animali un po' più piccoli. Mi sa che una pecora è un po' troppo, potrebbe piegarsi. Animale piccolo perché tu esile, io più forte tiro su. Ma la grandezza è questa, tiro fuori la spada e inizio a discutere con lui se è un buon forcone, perché non mi piace per niente il regalo. Pecora, tu infila per trasverso. Ma è troppo piccola. Da quando è che... No, tu trapassa. E poi gira. Ma sul fianco? Sul fianco. Ma un buono signor... spiedo si fa dalla bocca fino a di dietro. No, quello spiedo di umani, cacata. Ma tu sei in grado di farlo perché lo fai con i nani che sono quadrati. Crociato, puoi prenderli, dammi la forza. E quindi puoi prenderli anche di lato. Di sopportare. Ma le pecore non sono come i nani, sono più lunghe. No, perché tu pecora gira prima, cuoce prima se prendi di traverso. E poi pecora si mangia cruda. Poi ti lamenti che uccido le persone. Mi dovrò pur sfogare, cazzo. Un po' di quella roba. Insomma, non ho ancora finito. Comunque in orco si dice regalo sempre proporzionato a importanza di soggetto. Quindi se a te non piace è perché tu non piaci imperatore. No, ma io lo trovo delizioso. È qualcosa di veramente stupendo. In più ha... Però lo leggo via alla borsa. Lo leggo proprio alla borsa, via. Ha personalmente scelto questa lampada come... simbolo della luce che avete portato nella città, ed è una specie di lanterna, vedete che sembra a vapore, di fattura gnomica. Gli gnomi fanno anche cose, ma dai, gli gnomi sono eretici per me. Non tutti. Quelli peccatori, sì, ci sono anche gnomi che seguono il crociato. Non sono eretici di loro, ok. No. Vedi, non sei per niente razzista. No. Quando la prendi in mano senti che ha un odore piacevole, come della casa che non hai mai avuto quando eri piccolo. Non ti metterò piangere. Quindi la distruggo. e poi mi frusto per 12 ore. Così imparo. Così imparo a pensare alla casa dove ero piccolo. Questo... E che invidiavi ai ragazzi che vedevi attraverso le finestre. Senti l'odore di pane appena sfornato che viene dalla lanterna. Broxner, tu hai detto che non hai più una tribù. Io ho persi tutti i due. Quindi prendi questa lampada. Tu quando fai e giri verso il palmo verso l'alto, ti metto la lampada in mano. Senti, nano bruciato, nanoni sbagliato. È in grado di trasformare la roccia in fango e il fango in roccia. E che c'entra il... Beh, io sono solo un portatore di doni, non sono chi li ha scelti. Potrebbe essere estremamente utile. Anche il diapason. Guardando con le mani in mano, bellissimo. Il fatto che sia un oggetto che potenzialmente può risuonare con la tua musica, non è che almeno sperimenti prima di buttarlo ai pesci e darlo a Rockner che ci griglia le pecore? Beh, al momento non mi sembra che ce ne sia uso qui, quindi potrebbe essere usato per tagliare una pecora. Scusate, ti ho visto usare la spada per tagliare la parte dell'armatura di cuoio che non ti sta più. Un'ultima domanda a voi. Chi sono questi due gentiluomini che si sono presentati al ricevimento dei doni e che non hanno partecipato all'arena? Avrebbero dovuto partecipare. Hanno partecipato, solo che erano invisibili. Non è vero. Avrebbero dovuto partecipare, ma purtroppo hanno avuto un contrattempo. Sono nostri compagni di avventura e sono combattenti valorosi, nonostante siano un po' in ritardo. Se non sbaglio hanno salvato anche un po' in ritardo tra il pubblico. Piacevole. Beh, sarà l'imperatore a decidere se possono partecipare o no. Mi sembra corretto. Alla sua quindi questa non è tua. E mi prendo la lampada dalla sua mano. Al io ho un problema. Grazie mille della... Credo di essere passato e della pazienza.
Credo di averne fatta una grossa una volta all'imperatore. Siete attesi. Vedi che il paggio si gira verso di te. Sta bisbigliando! Cosa? Sta bisbigliando? L'occhio? No, era un altro imperatore. Un altro? Un altro. È un altro. Ah, ok. Tu meglio cioè, in realtà, probabilmente. Se no ci fa uccidere entro il prossimo. Probabilmente luna. È lo stesso, ma ancora non gliel'hai fatta. Speriamo. Siete attesi domani alla prima. Alla prima chiamata della corte. Ore? Alla nona ora del mattino. Grazie. Saremo presenti. Per ogni vostra necessità sono state prese delle stanze alla taverna più vicina dall'arena. L'imperatore è una persona che si formalizza particolarmente. Guardo Broxnar, guardo lui, in termini, diciamo, di etichetta. Finché siete cortesi con la corte. Beh, non si chiamerebbe corte se no. No, perché lei è corte. Arrivederci. Non ride. Mi allontano con l'espressione. Sì, sì, okay. Come sì? Sì, io poi mi vergogno un po' perché è tipica battuta elfica. No, è che è la tipica battuta non solo elfica, da nobile elfica. Esatto, quindi la capisce. Io mi sento un po' in colpa dopo. Beh, se loro signori non hanno ulteriori necessità o domande, io mi ritirerei. Prego. Grazie. Per tutto quello che avete fatto. Il mio problema con l'imperatore è che ho anche la relazione negativa. Non ti preoccupare, salterà fuori. Sì, ma nel futuro. Chi lo sa? Lui è il dio del tempo. Ability modifier per 2 vuol dire che raddoppio il modificatore. Quello che ho scritto danni. Oggi nella chat, sì. Che mi ha risposto. La chat lui. Per me. Vedi che non sono solo io che non mi cago in chat. Ma infatti, ha dichiarato che è un modificatore più livello per 2. Porca cazzo, stavo cercando. Scusate, francesismo. Qua. Comunque, si allunga un'ultima volta dalla porta prima di andarsene. La taverna, l'unicorno affossato. Buona giornata. E in fuga? No, ok. E esce. E siete praticamente quasi soli. Io nella. Nel negozio. Nella. Nello spogliatoio dell'arena. I nani ormai se ne stanno andando, hanno raccolto le loro cose e si sono allontanati. Signori, io vado a fare un po' di spese. Se per caso trovi anche un posto dove possiamo cenare che non sia la taverna in cui siamo ospitati, che potrebbe non essere del tutto discreta per parlare di ciò che dobbiamo parlare. Darò un'occhiata. Grazie. Broxner, devi provare a darmi un po' di schiaffi perché devo provare lo scudo e capire come mai, se è soltanto spacchiuso esteticamente oppure ha delle utilità o caratteristiche particolari, perché potrei voler evitare di scoprirlo in battaglia. Tu vuole schiaffi di pugno o schiaffi di ascia? Ascia, facciamo ascia. Vabbè, schiaffo arrabbiato, schiaffo normale, c'è differenza? Sì, decidi tu. Se sei arrabbiato, schiaffo arrabbiato. No, io adesso non particolarmente rabbia, ma se Elfo Canterino continua a prendere di culo, io a un certo punto potrei arrabbiare. Beh, è andato. 16. Porcaccia. Ok, un colpo d'ascia. Non so se mi sia alzata la crassamatura, ma non posso. Si è alzata di un punto. Bene. Sì, infatti anche a me qua. Passi la gomma. Broxnar, come stai attaccando il buon Tain? Con un colpo d'ascia. Che io male. Provo a parare con lo scudo e cercando quindi, di prendermi a capire che cazzo. Sono 16 più 5, 21. Clan Champion. No, fai proprio un attacco. Faccio un attacco? 16 più 1000, più 10. No? Più 10, 26. 26 mi prende. Ok. Tu cerchi di mettere in mezzo lo scudo. Senti che l'ascia colpisce la tua spalla perché non sei stato abbastanza veloce. Non ti aspettavi che il barbaro fosse così rapido e violento nel suo darti una pacca amichevole sull'armatura. Questo gli ho chiesto, giustamente, ha fatto il suo lavoro. Sì. Ma vedi che lo scudo allunga le fauci verso la sua ascia. Oh! E cerca di prenderla in lotta. E Broxnar, fai un tiro salvezza. Ok. Su? 11 o più, solo il dado. Ok. 20! Cazzo! Senti che aveva praticamente preso il manico dell'ascia, bloccandolo attaccato al tuo scudo, ma lui senza nemmeno rendersene conto allontana l'ascia
e senti i denti dello scudo che strisciano contro il manico della sua ascia, che si libera. Famiglia. Però capisci il meccanismo. Quando ti colpiscono, prova a trattenere l'arma. Fammi i danni, per favore. I danni? Mi hai colpito. Dado da 12? 10? 4 di 10 più 6 più 3. Porca puttana. 3 e 4. 10, guarda, ho fatto 2-1, quindi stai in una botte di ferro. 9, 2, 11, 11, 7, 18. Più tieni. 6, 24, più 3, 27. Che bene. Okay. Allora, io, sanguinando copiosamente da una, come si dice, da una spalla, ma senza la minima visaglia di dolore, ti sorrido, mezzo pazzo, ti dico, lo scudo è bellissimo! Tu sei molto in gamba. Tu, bella di arma, loro grande regalo te. Fantastico, ottimo. Vado a... Grazie, eh. Vado a bendarmi. Lui non ha molto registrato, eh? No, per niente. Sì, no, no, no. È bellissimo questo scudo. Ma ti sembra tu signore che io... sanguina? Zitta, peccatrice. Tu vuole anche tu che io te taglia in due con mia ascia? No, io sono registrato. Oh. Copyright. Mica tanto. Io spero che il fatto che lui sia un dio del tempo non dia la scusa a Manto di tirare fuori qualsiasi cosa esiste nel futuro, come il bronchenolo. Bene, il copyright. Ah, non fosse l'altra puntata non fosse finita con io che andavo a prendere Brosnark. Brosnark. E chi è? L'hai trovato? Brosnark is the new Brandrex. No, aspetta. Lui, il suo personaggio, Fugetsuna. Fukushima, Fakuzina, Kapuziner. Fugetsuna mai. Molto bene. Ho detto, mi servono almeno 5 puntate. Sì, sì. Io avrei voluto fare l'ingresso facendo alululu. Arrivo, va bene. Gesem, d'accordo. Vedi che i servitori iniziano ad arrivare per pulire il macello che è rimasto nell'arena e vi passano di fianco con cazzuole, secchi di calce. Io sto, come si dice, mi attardo a questo punto, dopo che mi sono bendato, curato, uso recovery, dopo lo tiro, mi sono, posso? Tirare il recovery, io devo tirare qualcos'altro, tipo un D20. Se hai bisogno di chiedere vuol dire che hai la coda di paglia? Certo con la coda di paglia, ti pare che sono una persona corretta io. Stavo dicendo, io sto attento al fatto che nessuno di quelli che stanno pulendo tenti di intascarsi un po' della bottiglia nera. Ok, fai un tiro di inquisitore più percezione. No, tira ok, più percezione. Non ci saggezza. Saggezza. 9, 7 e 7, quindi 14. 23. 20, sì, 23. No, ti pare proprio che anzi arrivino con delle lunghe pinze di metallo. Si tengano lontani. Si tengano più lontani possibili visto quello che è successo al tizio nell'arena. E che evidentemente avevano già visto succedere perché, da quello che hai capito, la troll era una che nell'arena ci ha passato parecchio tempo. E ne prendeva peraltro. Quindi si tengono ben lontani e anzi mettono tutto in un secchio e poi portano via tenendolo sempre con ste pinze di metallo. E oggi non si impicca nessuno, allora va bene. Ma Pain, che stai facendo qua? Sei stanco? Ti do fastidio? No, mi chiedo... Niente, stavo controllando che nessuno cercasse di replicare il mostro tentacolare che ha cercato di uccidere tutta la città. Ma perché dovrebbero? Non lo so perché dovrebbero. Se vedo che qualcuno cerca di farlo, evito che accada. Sì, bell'intento. Cioè, a dirtela tutta, la realtà è che stavo cercando qualcuno da appendere perché sta cominciando a mancarmi la cosa. Però, ecco. Basta essere sinceri. Detto fra noi, ecco. Nonostante questo, si sono comportati bene, quindi... Diciamo che stavo semplicemente coltivando il mio hobby. E Roberto ha riempito di tabacco il manuale... Marca il territorio come i cani. Mio. Anche quando non c'è. Tu, se volere, poter impiccare oste stasera. Dipende come si comporta. Ma lui sicuramente qualche cosa ha fatto. Probabile. È oste. Ah, giusto, lo dicevo a proposito, qualche cosa ha fatto. Buon Fitz. Sì. Buon tra virgolette. Tira un dado da 6. Evviva. Sì, uno. Uno? Sei sicuri? Uno. Negativa, uno. Una, sì.
6. Italia 1. Molto bene. Sento un anal intruder. È buon per Fitz il 6. Se fosse stato 5 era male per Fitz. Ma 6 è buono per Fitz. Perché ti ricordi che adesso siete 300 anni nel passato. L'imperatore con cui hai avuto violentemente a che fare non era questo imperatore. Era il figlio di questo imperatore. Ciao, ha ragione Al. Per cui non solo non hai ancora fatto quello che gli hai fatto, ma sai anche che questa persona non è quella con cui hai avuto a che fare. E questa persona, questo imperatore che c'è in questo momento in cui siete, è una persona molto più aperta al dialogo e interessata alle cose bizzarre di quanto sarà poi suo figlio, che anzi è stato molto repressivo e ha cercato di tirare troppo le redini rispetto a quanto ha fatto il padre, che invece ha causato parecchi dei problemi che ci sono stati nell'impero e con l'arcimago proprio a causa della sua repressione. No, della sua incessante ossessione per le cose strane e bizzarre. Che però in questo momento per te potrebbe essere un ottimo punto di vantaggio. In più hai sempre quel bastone che hai trovato mentre andavi avanti e indietro tra una dimensione e l'altra, che uno dei due kobold ha abbandonato nel nulla cosmico. Credo tra un quello tempo stupido e l'altro. Sì, infatti io ho in mano il bastone, che è un bastone dorato con sopra tanti anelli. Che avevo i 5 samurai. Ora, potreste raccontarmi che è successo? Guarda, io della sua avventura tra orchi ci ho capito poco niente. Devono migliorare il loro approccio alla lingua. Si capiva soltanto orco, boia, boia, orco, nano, tana, spezza la rana. Non è che cosa che ho capito. Nessuno ha mai detto rana, però fa bene, guarda. Non so, però ricordo, non ho detto dio cieco. Ricordo un barbaro rana. Era un'altra avventura. No. Tutta un'altra campagna. Che è successo? Io preso via da due cani che parla, due esseri forma lucertola tipo cane di orco. Che tra l'altro aprono un portale e dicono: ah, solo 5 puntate per imparare un nome, ottimo, visto che ce ne sono volute 20 per imparare che il ranger ha degli incantesimi. È migliorato di Dio. Ma avete visto anche voi? Loro due, loro prende Barksner e porta via. Loro mi porta il mio passato. Ho già sentito questa voce ogni tanto. E io ho riaffrontato di nuovo morte mia tribù. Però ho cambiato cose. E non ci sono in meglio? Forse, perché io ho visto Taruk, nano squamoso che in realtà è drago. Noi ha affrontato. E Bragg Krogan ancora affronta adesso. Interessante questo. Era inquietante, un nano che diventa un drago. Sono legati in un'orcamania eterna. In più ti rendi conto, Broxnar, che adesso che stai parlando del nano e degli orchi della tua tribù che sono morti e che hai visto morire una seconda volta, ti rendi conto che quando te ne sei andato dalla tribù avevi raccolto alcune delle barbe dei nani che erano state abbandonate e che non erano ancora bruciate nei falò. Ti accorgi che in una di queste c'è una moneta orchesca infilata in mezzo, bella grossa, stranamente. Con su scritto Fumble. E questo nano mi avete già combattuto. A parte che uscirei da qua per discutere di sta roba. Infatti esco. Sì, andiamo. Andiamo. Altrove, nella città, in un posto chiassoso e che non sembra pululare di... possibili potenziali spie. Paranoico, eh? Certo che sono paranoico. Fai una prova di saggezza più inquisitore. Pensavo di paranoia. 27. Ok. Non andate ovviamente alla taverna dove vi hanno preso le stanze chiaro, per parlare di questa cosa. E tu, sfruttando un po' il tuo occhio da inquisitore e un po' la tua conoscenza da ragazzo di strada, che comunque hai ormai acquisito una certa sensazione per quali sono i posti più loschi, vai alla roccia d'estate. Ottimo. Che è appena fuori dalle mura. Perfetto. Lì cerchiamo il tavolo non più appartato, ma quello più in mezzo al casino. Ordiniamo un po' da bere, offro io, poi mi dici quanto è. Così. Ma vorrei anche ben vedere. Perché? Non dovresti offrirmi tu da bere, dato che io ho combattuto al posto tuo?
umiliandomi. Hai vinto? Chi vince offre da bere. Tira un dado da 100, il viola sono le decine. Fai basso. Di molte cose. No, tu tira. Porca. 54. Allora, quante monete hai? 23. Perfetto, sono più che sufficienti perché da bere per tutti sono 5 monete d'oro. Ah, ok. Ma gli dai le monete, loro le guardano. Sono fuori corso. Gli dicono, stai scherzando? Cosa vuol dire? Sono evidentemente false. Cosa vuol dire sono false? Amico, se vuoi cercare di fregare un taverniere, devi imparare ad avere un occhio più sveglio e attento di quello che hai. Ora, vi chiederei di uscire da questo posto, però non puoi venire a cercare di comprare della birra con una moneta che, secondo quello che c'è scritto sopra, non è ancora stata creata, eh? Il conio con l'anno sbagliato, almeno fallo 300 anni più vecchio, non 300 anni più nuovo. Mi viene in mente la cosa, mi rendo conto, domanda, le monete sono d'oro? Le monete no, non sono d'oro, sono ricoperte d'oro. Sai l'inflazione. 300 anni nel futuro. Hanno dovuto fare degli aggiustamenti, sono delle leghe. Che ne dici di una pozione curativa? Dovrebbe valere molto di più. Te la rivendi. Vabbè, dai, per la pozione può stare, però te lo dico come consiglio personale. Sì, è una lunga storia, non ci crederesti, è giustamente... Non andare in giro a dare queste monete, perché prima o poi non saranno tutti gentili come me. Qualcuno chiamerà le guardie. Beh, sei stato onesto e sei stato io gentile. Sì. Di conseguenza. Non ti autoflagelli? Sarò gentile anch'io, eh? Non ti autoflagelli? No, stavo pensando di autoflagellare te. Oggi sei particolarmente... stai mettendo a dura prova la mia pazienza, che sai che è ampia e sconfinata. Ampia è il termine chiave in questa frase. Cosa hai scoperto del tuo nemico del passato, che è il nemico del nostro presente, che è il passato, del futuro, che non doveva succedere? No, lui, che lui non è nano, lui traveste nano, ma lui non nano, lui drago. Ok, questo lo sapevamo. Lui araldo. Anche questo lo sapevamo. Debolezze. No, debolezze poche. Lui spara acido. Ah. Lui trasforma altri nani in demoni, in alberi che cammina. Lui molto forte. Demoni e alberi che cammina. Demoni e uno nano trasformato demone, io schiaccio a testa. Un altro animo nano trasformato albero che cammina, noi distrutto. Però tutto molto difficile. Drago più demone più nano che cammina, almeno 3 orchi vuole. Questo vero, tutti morti. Questo non è per niente bene, perché io pensavo di prenderlo alla sprovvista e toglierlo di mezzo prima che potesse reagire. No, lui ha piano. Perché lui dice progetta distruzione mia tribù. Quindi lui ha piano. Ma per crea fatto? Conflitto. Fai anche un tiro di intelligenza pura. Guarda, sono una cima proprio. Intelligenza. Beh, pura o... Pura come... nel senso non metterci inquisitore, non metterci urcino. 17. Quello che ti sta dicendo lui... è che nel futuro questo nano è ancora vivo. Quindi le cose sono due: o ha ragione Al e il futuro non si può cambiare, quindi se andate dal nano morite voi. No, non è possibile. Oppure Al ha torto, il futuro si può cambiare, il futuro non è ancora cambiato perché ancora non avete ucciso il nano. Quindi non è... Perché non abbiamo visto il futuro? Ah, io faccio una cosa. Tu hai altre domande, Claudio? No. Curiosità? No, mi basta. Io tiro fuori la bambolina e provo a vedere se dà segnali. Pip, pip, pip. Tiri fuori la bambolina, vedi che un po' si anima, si agita. Però anche prima nell'arena hai visto che c'erano dei nani. Quindi potrebbero essere semplicemente dei nani nei dintorni. Non si sta agitando violentemente. Quindi probabilmente quel nano non è qua. Io ho una sola cosa da dirti. Perché vedo la bambolina. Una sola cosa da dirti. Fra i tanti nani che puoi voler aprire in due, questo mi pare più importante e più stronzo. Sì, vero. Se noi apriamo i nani in questa città la prima volta che li vediamo, diamo la scusa a questo qua di mandarci un sacco di guardie e noi non ci arriviamo mai a lui. Potremmo posticipare tutti gli altri nani a questo, o almeno quelli che non ci mettono le mani addosso di per loro.
Per come visto io, nani assieperanno tutti lui. Quindi saranno tutti stesso posto, tutti stesso momento. Più quindi pratico. Io uccido tutti insieme. Perfetto, più pratico. Sfonda nano. Esatto. Lancia nano, spacca nano, sfonda nano. Non esiste lo spacca nano. Beh, nello svarione degli anelli. Ah. Io ho finito di passare il livello. Ah, ok. Al minuto 46 questa era Fumble, buonasera a tutti. Mi state dicendo che non è un traguardo ragguardevole dato quanto Roberto mi lascia guardare. L'ho lasciato almeno mezz'ora. Fa. Quindi tutto mezz'ora. Sì, esatto. Era di conferma. Non tutte le volte e non lo dà a me il manuale, lo dà direttamente a lui. Perché non te lo meriti? Perché mi serviva. Anche se non posso guardare i prezzi qui, visto che saranno diversi. Comunque. E le nostre monete valgono di meno. No, le vostre monete alcune non valgono proprio. Beh, coperte d'oro qualcosa vale. Sì, ma non vale una moneta d'oro. No, fatto che mi si ma magari neanche qua usavano una moneta d'oro. Tutain vuole che io va a prendere pozione strappo braccio taverniere? No, il taverniere è stato gentile, mi sembra una persona onesta e a meno che non faccia qualcosa che gli... No, no, perché? Dai. Si è aperto sotto il culo. Dobbiamo prendere la panchetta? Eh no. La panchetta? La panchetta? No, perché? No. Ho una cosa importante da dire a Manto. Se senti che stai per sfondare la sedia, dimmelo che giro la webcam verso di te, così almeno facciamo dei mortaliamo il momento. Esatto. Tante e poi lo mettiamo in loop remixandolo. Sì. Con Germano Mosconi di sottofondo. Esatto. Fitz, ultima domanda. Sì. Tu se queste cose di viaggiare avanti e indietro sono deliberate, sono casuali? Con parole tue. Dipende. Da cosa puoi essere più specifico? Che... Dal momento temporale, è tutta una questione di incastri tra paradossi e una roba che non ho mai imparato a dire. Wibili wobili! Ecco quella! Qual è l'elemento che mi permette di capire? C'è qualcosa che mi permette di capire prima, non a posteriori, che tu potresti sparire da un momento all'altro? No. Sì, se dice che non c'è la chat su Telegram. Potresti per favore evitare la prossima volta che sparisci di portarti dietro anche qualcuno di noi? Ma sei decoccio, non l'ho portato via io. Io sono andato a riprenderlo. Ok. Io ho portato via da due che ogni tanto esce, dice stupidata e entra. E però cazzo, non ci si può fidare di nessuno in questo posto, non è possibile. Io sarei rimasto anche con voi, sono bravo nell'arena, ma c'era un orco disperso. Non sono più arrabbiato con te. Non ecco, avevo grazie. Non avevo capito, va bene, d'accordo. Bevi la birra che te la sto offrendo io. È l'ultima volta. Ma già finito? Anche perché... ce l'hai una pozione da offrire per berne altre? No, però ho una moneta giusta. Ne costava 5 in giro per tutti, quindi mi sa che ne costa un po' di più. Però... Vabbè, se la prende solo per lui, no. Ma che cazzo di modello di business è? Una birra, una moneta, 3 birre, 5 monete. No, è che la sua era più grossa. Ah, ok, va bene, allora va bene. Aspetta, in realtà vado dal locandiere, gli do la moneta. Ecco una moneta, ting. Ecco una moneta, ting. Cosa stai facendo? Batto il bastone per terra. Ok. Quando batti il bastone per terra e senti il ting degli anelli, ti rendi conto che la moneta non è mai appoggiata. Quindi sei di nuovo al momento un attimo prima e dici: oh, ok, la moneta, ting! E poi c'hai di nuovo la moneta in mano, ma non c'è nessuna moneta sul balcone. Vado avanti per un po'. Okay. E noi rimaniamo in loop per sempre, cioè tutto il, sì, il tempo si ripete. Uccidetemi! 6 secondi alla volta. Questo di inferno di orchi per due. Non solo parla, ma ripete parla. Ma tu non te lo ricordi, quindi tutto sommato non è male. Bello, c'è un momento infinito che Brosnan fa. Era chi fa animata di Lazio della famiglia Adams. Va bene. Un boomerang di Instagram. Allora, perché poi torni anche indietro, poi lo rifai, poi torni indietro, poi... Io spendo la mia giornata a informarmi sulla nobiltà locale, nello specifico, anzi non nello specifico, al contrario, cioè fra le tante cose, quindi non mi
esattamente il contrario dello specifico, cioè non mi concentro in particolare su Taruk. Chiedo anche di lui, okay? Ok? Perché la realtà è che voglio informarmi su di lui, ma voglio far sembrare che io, da origine nobile, cioè nel senso da nobile forestiero quale sono, mi stia informando su tutta la nobiltà locale, non in particolare su di lui, per probabilmente fare bella figura il giorno dopo. Ok, tu non hai il background nobile. No, io, scusa, no, con nobile forestiero non perché sono nobile, ma perché ho una carica nobiliare nel posto in cui vengo. Ok, ovviamente. Però il punto è che non lo stai facendo con fare inquisitorio. No, quindi tira solo carisma. Giusto. 16 più 8 è andata bene. C'hai lo stesso mio carisma. Stamina. Avete tutti carisma alto tranne Bronze. Esatto. Io adesso sono più bello. Anche prima eri più bello. No, non ero più bello. No, lui non era pari a me. Io ho 17 come statistica. Io c'avevo 17. Ma poi tu l'hai alzato al terzo livello. Alzato, sì. No, invece anch'io, però non di 2, più di 1. Allora. Sì. Allora, a proposito della nobiltà locale, ci sono alcune cose che potrebbero essere più interessanti di altre. Uno, che uno dei nobili legati all'imperatore è stato rapito la notte scorsa ed è scomparso. Ah. Non era della sua cerchia interna, ma di quella, la circonvallazione, sì, 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 praticamente. Gli amici di amici. Esatto, gli amici di amici. Un'altra cosa interessante è che un gruppo di 6-7 nobili sta cercando dei mercenari per risolvere una disputa tra di loro, e quindi stanno cercando delle persone che mettono a repentaglio la propria vita per far valere il proprio punto. Ok. La terza cosa interessante è che uno dei mercanti che è arrivato recentemente in città ha avuto modo di vendere a uno dei nobili locali una grandissima quantità di diversi metalli più o meno preziosi, e da come te lo raccontano pare che siano talmente variegati e talmente diversi tra loro i metalli che sono stati venduti, che sia una copertura per avere uno specifico di questi metalli senza destare troppo nell'occhio. Ah, ok. E questo lo capisce il tuo lato inquisitore. Ok. Di Taruk invece riesce a capire molto molto poco, perché pare che sia una persona molto riservata che vive solo all'interno del palazzo dell'imperatore, non esce quasi mai. È arrivato qualche mese fa, 6-7 mesi fa, e quasi subito l'imperatore l'ha preso molto in simpatia, soprattutto anche a causa della storia che questo Trauk ha raccontato del proprio passato. Deve essere mirato gli occhi. Che no, non è ancora successo. E della giustificazione di questa sua deformità, che pare essere uno scherzo di cattivo gusto della diabolista, di cui l'imperatore è un grande nemico, e che quindi l'ha messo in simpatia agli occhi dell'imperatore. Ok, grazie. A posto. Io ho finito la mia giornata, vado a spalmarmi da qualche parte e dormo. Ok, io giro per... faccio un giro all'intorno nei vicoli della taverna dove eravamo a bere e guardo qualche ladro borseggiatore che ha fatto bottino e cerco di fottergli le monete. Ok, fai una prova di carisma più... guarda il corpo. 9 più 5, 14, 17. Tirando benino. Tra una cosa e l'altra peschi un paio di piccoli borseggiatori più giovani che trovi, che sono anche quelli più facilmente impressionabili, e in tutto recuperi 30 monete d'oro. Ok, di adesso. Certo. Un bel gruppetto. Mi sa che perché noi c'eravamo dei soldi molto molto bassi. Ma l'inflazione. Io ero quello con più soldi nel gruppo. Io ne ho 20 e qualcosa. Sì, ma l'inflazione adesso sono completamente d'oro. Quindi vuol dire che 20 di queste nel futuro sono 200. Bomba. Probabilmente sì. E però, adesso non valgono un cazzo. Però se le spendete adesso in taverna non valgono. Chiaro. Però adesso non valgono un cazzo, cioè, proprio di base, perché se c'erano dei ladruncoli giovani... Beh,
Beh, io ne ho pagate 5 per la birra. Cioè, non ne ho pagate 5 per la birra. Ne avresti dovute pagare 5 per la birra. Invece ho dato una pozione di cuore che probabilmente ne vale 200. Non fanno eh? Economia, sì, ma D&D. Qua non è, ma qua non è economia in D&D, qua è economia in D&D con l'economia in D&D poco nel futuro, un bel po' nel futuro. Beh, chi se ne frega, cambiata la moneta, cioè, noi abbiamo l'euro ora, vabbè, che vuol dire che sono ricoperta d'oro. Pensa, una volta pagavi 1000 lire, adesso paghi 50 centesimi. Invece. Beh, per me in realtà non è nulla di amorale, dato che, cioè, ma certo, loro sono più deboli. No, nei villaggi degli orchi funziona così, cioè, certo, beh, che il primo che passa per la strada, esatto, cerchi di menarlo e gli prendi le cose. Anche funzionando, direi che va bene. Se sono goblin li uccidi pure. Esatto. Se sono nani, poi. Beh, detto questo, se sono nani li usi per uccidere i goblin. Esatto. No. C'è una cosa abbastanza pacco di 13esima era riguardo le armature. Che le armature pesanti sono 5 e danno tutte la stessa identica CA. Ah. Perché dipende dalla classe, la CA. Ah, sì, sì, sì. Quindi io in realtà passo la giornata andando intanto a lamentarmi tra me e me tutto il giorno, sì, sul fatto che non vengo preso sul serio, che sono stato io quello che ha ferito più nemici durante l'arena, sono io quello che ha salvato più gente tra la platea durante l'arena mentre gli altri se ne fregavano. Sono io che dovrei ricevere la maggior parte delle lodi e poi io, nella mia buona volontà, darle anche agli altri. E quindi, per farmi prendere sul serio, vado e passo tutta la giornata a provare plate mail pesantissime, con varie punte, spunzoni, eccetera. E me ne compro una. Mi dà più 1 di CA, meno 3 al tiro per colpire. Ma un sacco di carisma. La differenza è che un guerriero... Intanto la chain, heavy chain, scale, half plate e plate, per qualsiasi classe danno tutte la stessa CA. Solo che al guerriero danno 15, al bardo 13. E il bardo, la differenza tra la heavy plate e la leggera è 1 di CA. Ma la voglio comprare e voglio trattare. No, questa è perfetta. Queste cose qui le lasciamo, giusto? Questi spunzoni sulle spalle. Sì, anche uno scudo. Non le donano molto, però sì. No, ma però... Un'armatura non è un'armatura di per sé. Un'armatura è un oggetto che deve essere usato da qualcuno in grado di indossarlo. Ma si capisce... È l'armatura, sì, che sceglie l'indossatore, non l'indossatore che sceglie l'armatura. Sì, ma si capisce che faccio sul serio da questa armatura, secondo lei? Faccio le pose tipo... tipo camerino, prova costume. Non lo prende sul serio neanche il venditore di armature. Beh, è un elfo, quindi sì, probabilmente sì. Voglio questa, quell'elmo, che è quello che proprio che copre le orecchie. È sicuro? Sì, e quello scudo, quello alto quanto a lei più o meno. Io non vorrei insistere, perché dopo tutto è lei il cliente. E in più voglio anche aggiungere degli spunzoni sullo scudo. Non importa che siano funzionali. Anche perché degli spunzoni sullo scudo non sono mai stati. Beh, come no? Bella botta in faccia con gli spunzoni. Uno. Beh, ma tanto non dovrei fare neanche quella. Però almeno lo so che non dovrebbe fare neanche quella. No, ecco appunto. Scusi una cosa. È questo proprio il punto. Vuole essere un buon venditore? Deve aiutare il suo cliente. No, io voglio essere un buon armaiolo, non un buon venditore. Beh, vuole soldi. Che la gente sopravviva e torni di nuovo da me. Esatto. Io voglio sopravvivere, tornare di nuovo, ma voglio anche che questa armatura mi faccia prendere sul serio. E le ripeto, probabilmente lei è un elfo e la giudica diversamente da come facciamo qui. No, ma a me interessa giudicato come si fa qui. Perché un elfo non può sembrare... Un elfo di base non può sembrare imponente in un'armatura? Secondo me? Non un elfo così. Beh, ma su quello si può fare, ci sono imbottiture, ci sono... Ripeto, è lei che paga, io le sto dando un consiglio. Non ci credo. Quindi, allora, intanto mi guarda uno specchio e voglio vedere, provo armature tutto il giorno finché non ne trovo una che secondo me mi fa sembrare badass. Ok. Cioè, che se uno mi incontra per strada mentre giro un angolo di fianco alla taverna, si spaventa, mette le mani sul borsellino e poi dice no, alza le mani. 11 21
Beh, qua posso usare cantastorie o nobile. Ma deve fare un tiro contro, posso, contro se stesso, tipo. Tipo, no, io voglio vedere. Cioè, chiunque puoi prendere uno che fa anche, si mette in cosplay. Vabbè, sì, uno sì, certo. Mingerlino, può sembrare una cosa. Io voglio fare quello. Ok. Con calma. Quella che trovi. E io posso usare anche la magia. Quella che trovi anche consigliata dall'armaiolo. Non è una armatura full, pesante. Ok. È un'armatura comunque di cuoio. Sembra un'armatura pesante, ma di cuoio. Cioè, ad occhio, ma è scura. Se uno, sì. Posso fare degli adattamenti per farla sembrare ancora più badass? Sì, ci secondo sono, me, non dell'armaiolo. Ci sono già delle spalline a forma di faccia di demone con delle gemme incastonate che si illuminano al buio. Mi gusta, benissimo. Cioè, sono le bull boys delle armature, praticamente. Brillano. Cioè, c'è anche la cosa per gonfiarle. Cristo. Ma funziona solo se a metà del combattimento ti fermi e dici: scusate ragazzi, ho finito in aria. Ok, allora voglio quella più lo scudo. Scusate, birbaccioni. Voglio quella più uno scudo, magari non quello più grosso, mi riduco a uno, però voglio che sia tipo quasi un pavese. Non okay. Un tower, ma abbastanza grosso. E l'armatura, insisto, con il tizio, anche se sarà contrario, voglio farmi aggiungere dei pezzi di metallo. Che anche se non sono funzionali, secondo me il metallo fa anche un po' più badass. Io sono sterlino. L'unica cosa che ti consiglia è: se vuole usare lo scudo, non usi quell'arma che ha addosso. No, ma questa è per decorazione. Un po' come tutto il resto, in realtà. È un gran poser, cribbio. Ti prenderanno un casino sul serio. No, ma è grande. L'arma non serve. È una cosa bellissima. Come vuole lei. Cioè, scusi, adesso, ok che mi serve lo scudo. Mi serve lo scudo perché già questa non è imponente. E te lo fai lo spiedo. Ecco, quella è un'arma adatta da usare con lo scudo. No, questa è un'arma adatta da usare con elfo. Con lo scudo. Un elfo. Con lo scudo. E la metto via. Voglio questa. E poi provo a superare tipo con lo spadone lì. E l'arma ci penso io. Perfetto. Mi mette Sir Farquaad del Diulo. Scusatemi. Benvenuto a perfetta città. Potrei preparare. L'ho accontentata, eh. L'ho accontentata. Potrei preparare gli inserti di metallo per domani. Saranno necessarie 65 monete d'oro per. Ok, ora c'è una piccola questione qui. Che non le ho! Dopo 4 ore dal sarto. No, io ho utilizzato. Come quelli che vanno a provare vestiti da sposa costosissimi, esatto. E poi non li compro. Ho da pagare. Ma c'è una piccola storia dietro. Dei miei compagni di avventure, come sanno, io sono uno degli eroi dell'arena. Non so se ha sentito parlare dell'arena qua di fianco. Abbiamo sconfitto un sacco di gente. Ho sentito delle urla nell'arena. Sì. Tipo queste, chiamiamo le urla dell'arena. No, siamo degli eroi. Siamo anche stretto contatto con l'imperatore che mi ha dato questa. Alcuni miei compagni, facendo degli esperimenti, sono degli alchimisti. Hanno fuso le nostre. Qui usate monete d'oro, giusto? Mm-hmm. Che vengo da lontano. Le hanno fuse e le hanno usate per ricoprire delle altre monete. Ora io non so esattamente cosa ci sia dentro, ma sono ricoperte di oro finissimo. Quindi vediamo quante ce ne vogliono per arrivare a quella cifra. Non me ne intendo molto, ma mi affido di lei e so che lei è una persona onesta. Mm-hmm. Fai una prova di carisma. Tanto onesto pare. Posso tirare lo scemo con cantastorie? Un pochino sì. Gli racconto la storia di come l'alchimista ha fatto le monete, quindi se non le vuole fondere hanno anche un valore sentimentale. Ma io uso. È venuta bene 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 proprio la storia. No, perché non è tradito dal dadone. Non posso farlo. Tradito dal dadone, però ho fatto 17. Ho visto 2 così. È uno sconto, perché io ho 120 più 9 più 10, 139 monete d'oro nostre. Più sono disposto anche a trattare di altro. Beh, intanto questa mi sembra un'armatura ben fatta. Ma questi fregi elfici non è che vengono fatti per chiunque. Le pagliette. I fregi elfici. Io sono sempre bello, quindi la mia armatura è bella. Le credo che lei sia stato nell'arena. Proprio per quello quei fregi elfici. Ah, questo, ma questo qua si ripara in un secondo. Sì, lei che mestiere fa? Io sono un guerriero. E il suo lavoro principale in realtà è? Sono un guerriero in grado di utilizzare la magia. Ah, ok. Possiamo dire un incantatore, ma preferisco più quel termine un po' in tempo. Un mago guerriero. O come mi hanno chiamato, tipo Eldritch Knight. Qualcosa del genere. In elfico, giustamente.
o elfo. No, o elfo, ma secondo storie molto molto, molto antiche, sì, storie molto antiche era elfo. Nella primissima era. Nella primissima era, quando ancora quella che viene chiamata non l'epoca nera, ma l'epoca rossa. Esatto, quella. La famosa epoca rossa dei draghi. Del drago starter, il famoso drago starter. Fire starter. Potremmo fare... Tratto. Potremmo fare 110 delle sue monete e l'armatura. Secondo me, vista la storia, con un'ottantina di queste più l'armatura. L'armatura è da riparare. Sì, ma l'armatura è quella. Se vuole può documentarsi fino a domani, poi intanto la pago alla consegna. Immagino un anticipo e poi sì, io pagherò la consegna. In genere si paga tutto prima. Beh, se poi il lavoro che ha fatto non mi piace. Lo metteremo per iscritto e sarò disposto a venire incontro alle sue esigenze, ma... Lo mettiamo per iscritto? Lei è proprio il venditore perfetto per questo cliente. E comunque perfetto, ok, va bene. Perché può documentarsi questa, ok, che è rovinata, ma è l'armatura di uno degli eroi dei campioni dell'arena. Ce ne sono ogni giorno. Arriva da due ore fa. Ce ne sono ogni giorno. È ancora non contro una creatura che ha cercato di distruggere tutta l'arena. Hanno dovuto portare via l'imperatore. Mm-hmm. Può chiedere in giro. È successo, non lo metto in dubbio. Ma succede più spesso di quanto che devono portare via l'imperatore? Mm-hmm. Veramente? Sì. E allora mi fermo il resto della sera a sentire le storie sull'arena. E ti racconta. E mi dimentico di andare a prenotare la locanda. Ti racconta un sacco di storie. Ed effettivamente, da quello che ti racconta, non proprio tutte le settimane, ma capita abbastanza spesso che l'arena venga fatta a pezzettini. Infatti, anche da quello che avevi visto, i tizi che entravano a pulire ti sembravano molto preparati. E quando è girato, gli lancio Charm. Che è un tiro salvezza? No, è il mio livello contro MD. Vai. 19. Strapassato. Di verdura. E voglio passare tutto il resto delle ore con lui che lavora. Cioè gli chiedo, ma perché mi fai vedere così? Ti dico anche cosa preferisco, eccetera. E uso lo charm non per andare contro la sua mente in maniera che sarebbe totalmente illegale, ma è solo per dargli alcuni suggerimenti su come voglio io l'armatura. Ok. Perché immagino lui andrà tutto armaiolo, no? Questa non si può piegare qui perché poi ti dà fastidio nel fianco e non gli voglio stare a spiegare, no? Ma tanto io non mi piegherò mai così. Alfonso in questo momento sta facendo la parte del me lo fai un po' più blu. Esatto. Sì. Ecco. Un po' infatti più mi sono trattenuto dal Mavao Angula. Me lo sposti un po'. Mi allarghi un po'. Aspetta, là è perfetto, ma mi allarghi un po' il logo. Me lo fai un po' più grande. Guarda che non ci sta poi nel mobile. Ancora. Non importa. Ti dice che c'è un problema di cache, però alla fine lo fa. Ok, e si è bruciata una RAM. Sì. La mattina dopo, lavorate tutta la notte, vedi che lui è ormai preso bene da questa cosa, preso dalle tue storie, dalle sue storie, dal fatto che l'hai sciarmato più che altro, va avanti a lavorare tutta la notte e al mattino la tua armatura è pronta. Beh, visto che il lavoro è stato, direi, perfetto. Sì, avrei... Gli do 110 monete d'oro. Ho postato alcune cose, però capisco il tuo punto. Beh, sì, vedi, cioè, te l'ho detto che spiegando sono una persona sveglia. Do 110 monete d'oro. Sveglio, la mia armatura, mi prendo la plate e lo scudo. Ruggitamente mi congedo. Mi congedo e vado a cercare in giro, in realtà, perché a un certo punto mi rendo conto che avevo dei compagni. Però tanto preso dalle storie, stasera ce li cercherò. Fizio invece che cosa... Ah, io sono andato a dormire, sciallo, chi mi ha fatto dormire? Io dopo aver fatto quel che dovevo fare sono andato a dormire anch'io in locanda. Con un occhio aperto. Io ho dormito nella stalla con i cavalli perché... Bella cavalla. La notte passa tranquillamente per voi che dormite in locanda. Per cui recuperate tutte le cose che dovete recuperare, punti ferita, poteri giornalieri usati, tutto. Mm-hmm. Molto bene. Tu sei ancora lì che batti il bastone. Sì, anche perché se non me lo ricordo neanche io di averlo battuto. No, tu te lo ricordi. Ah, ok. Ma mi diverto un sacco a vedere gli altri rifare la stessa scena. Fare il replay. Bene. Io mi sveglio, non c'è nessuno. Vabbè. Beh, senti Broxna nella stanza vicina che dorme. Io, beh, in realtà mi sveglio prima mattina, mi sveglio all'alba, prima dell'alba. Mi metto a posto. Mi assicuro che sia tornato. Che siano tornati tutti. Cosa che non è successa. No, Alfonso non c'è.
La taverna è abbastanza grossa, per cui magari non è in una delle stanze di vicino. Ci sono una dozzina di stanze, che per una taverna è un bel numero. Non è nelle quattro che sono lì vicino a te. Senti Broxar in quella parte a fianco a te e... Beh, io concludo che è eccentrico, ma non è scemo. E sa che abbiamo un appuntamento, quindi se non arriverà in tempo lo troveremo lì. Vediamo. Sì. Ho meno 3 all'attacco. Ma hai più 4 a intimidire. Ok. Minchia, magari ti fa più gioco, cazzo. Andiamo dall'imperatore? Sì. Ci incontreremo lì con Al. Suppongo. Chi? Al. Ah, già. Ah, giusto, beh, non era una super play, quindi in realtà è solo lo scudo che mi ingombra principalmente e un po' le cose di metallo che ho fatto aggiungere. Sì, praticamente sì. Andiamo. Hai visto che bel cappello che ho preso? La tesa di paglia, quelli larghi. L'elmo com'è? Sarà di cuoio anche quello? Sì, no, scusa. Ma com'è di quelli tipo? Deve coprire le orecchie. Copre le orecchie e... Deve farmi sembrare poco elfo. Sì, è di fattura quasi orchesca. Nel senso che... Bello. Ci posso mettere in caso in futuro una maschera attaccata? C'è una visiera che può scendere. Quindi ci posso mettere poi una maschera. Bellissimo. Ok, a posto. Oggi ho vinto D&D. Ma non è D&D, no. Non hai vinto. Però, vabbè. Sì, ho vinto. Per me ho vinto. Arrivi a dire di quanto sei bello? Arrivi a dire di quanto sei bello? Non ho il paio di dove siate. Quindi sto girando la città chiedendo a gente un po' stanchino. Ma tu sai dove dobbiamo andare? Sì. Sì, ma non so dove siete fermi alla locanda. Vabbè, ma visto che saranno tipo le 7 e noi alle 9. No, vabbè, io mi sveglio ora alle 9:10. Quindi sei in ritardo l'appuntamento con suo imperio di parecchio. Ma io ti amo. Vediamo di quanto è in ritardo. Oh, mi ha regalato una forchetta. 60 cioè... minuti. Ok, quindi di un'ora in ritardo. Oh, tondo, 60 tondo ho fatto. E allora giochiamo l'ora prima. Che devo dirti? Vabbè, noi cerchiamo di arrivare puntuali. No? Io sono puntuale, figurati. Com'è andata la notte? Tutto a posto? Sì. Perché? Sì. Sì, te? Dormito. Dove? No, chiedevo. Fatto niente io, Ok. Sicuro? Ho dormito. E di tuo cappello nuovo? Ah sì, a parte il cappello. E come tu hai comprato cappello? Non l'ho comprato. E dove hai preso? È nella stanza. Copriva l'abat-jour. Quella era l'abat-jour. Tu usa di paralume come cappello? Perché splendo troppo per i vostri occhi. Halfling, tu ricorda me, finiti nani, finiti elfi, dopo comincia Halfling. Guarda che ne rimangono poche poi alla fine, eh. Ma basta orchi. Va bene. Ma Al, avete visto? No, non si è presentato. Ma non vedi che bella mattina senza elfo canterino, non c'è bisogno chiama? No, infatti, che ne andiamo, magari riusciamo a sopravvivere. Questa mi sembra l'idea migliore della mattinata. È anche la prima, è facile. Beh, ma io in testa ti stavo facendo un complimento, prendilo come tale, no? Andiamo. Sì, andare, perché secondo me è perdere testa se tratta l'imperatore. Possibile. Bonomo? Con chi parla? Chi è Bonomo? Uno che è lì, la guardia, uno. Boh. Uno qualsiasi. Beh. Centro io sono in centro. Così, beh. Senti un po'. Dobbiamo trovare l'imperatore. Da che parte? Perché stai chiedendo a lui? Che c'entra? E mi dici come al suo interno del castello. Si gira verso il palazzo, te lo indico. Enorme. Ah, il palazzo! Mi pare giusto, effettivamente. Andiamo. Là. Va bene. Magari da qualche altra parte, che ne so io. Schiaffi di Halfling. Parla l'umano. Non è un umano. Te ne rendi conto adesso. Ah, ok. Che cos'è? Un tiefling. Parla. Ah, siamo parenti! Va bene. Andiamo. A proposito di tiefling, tu mi hai detto che mi pungeva la coda sull'armatura. Mm-mm. Ok, io ho dormito, mi sono tolto l'armatura. Mi stai spuntando. Hai una coda di 7-8 centimetri. Che schifo! Ti sta spuntando. Cioè, il codino da porcello, dai!
Bene. E voi vi rendete conto adesso che è mattina, lui si è alzato, si è svegliato, che è estremamente pallido, come se non avesse dormito neanche 10 minuti, e ha delle profonde occhiaie. Mi sto fatto bene a chiedere com'è andata la nottata. Io ti ho risposto bene, io mi sento bene, mi sento benissimo. Ma parte la coda. Beh, boh, d'accordo. Niente, niente, io mi sono messo l'armatura come se nulla fosse, andiamo. Io arrivo, come si dice, cioè, trovo quello che può essere, non so, il maestro di cerimonie, cioè mi faccio indicare. Si chiama Ciambellano. Non lo so, saranno cose che interessano a te. Ma no, veramente è di... Cioè, vabbè, ok. Sarà probabile, non lo so, non lo escludo, ecco, diciamo. Allora... Non era il nome proprio, è il ruolo. Cioè, proprio assunto per quello, incredibile. Per fare ciambelle, certo. Non era quello che avevo capito. No, lui crede che lui bessi sedere. Allora. Sapevo che sarebbe arrivato la però almeno ne sta mangiando uno. Uno contribuito. Io mangerò questa. Ma mangia in caso, mangiarla. Quindi giochiamo tra di noi per una mezz'oretta. Poi. Allora. Io mentre vado in giro fischietto la nuova cosa che sto proponendo, di masticarla. Che è la marcia dell'imperatore. Che fischiettando poi le parole intanto le sto componendo è facile, ti piace però è con le parole così. Ah, poi quella vera. Ah, ok, vedremo. Come il robocino. Niente, stavo dicendo che vado dal ciambellano, mi faccio, cioè annuncio me stesso e anzi no, la prima cosa che chiedo è se loro sono autorizzati ad entrare. Tanto come ti presenti? Io sono Nicandro il Niveo, campione dell'arena di ieri. Sono stato invitato dall'imperatore a presenziare alla... Nicandro il Niveo e i suoi compagni. Mi si aprono le porte. Vabbè. E andiamo. Della sala principale del palazzo dell'imperatore. Lo guardo male perché vedi sta facendo il suo lavoro con l'assismo. Lui sta guardando dritto davanti a sé senza degnarti di uno sguardo. Questa sala io me la ricordavo un attimino più tetra. Beh, non male. E quando ci sei stato tu era anche parecchio più infranta. Ecco, no, appunto. Com'è la sala? La sala è una sala molto molto grande. Sarà grossa almeno come il tempio centrale del crociato. Ma è solo la stanza principale del palazzo dell'imperatore. La moglie di Mordigia. Bravo. Ci sono svariate vetrate a entrambi i lati che raccontano le gesta di tutti gli imperatori del passato. E in un gesto di grande umiltà l'imperatore ha coperto quella che dovrebbe essere la sua e che verrà svelata solo alla sua morte. Ogni volta che vede il tendaggio si strizza i coglioni. È proprio umile. Beh. L'altra cosa che noti è che a differenza dell'arena, dove comunque c'erano svariate guardie a difesa dell'imperatore, in questa stanza dove ci sono altrettante persone di quante ce n'erano come spettatori all'arena, non c'è neanche una guardia. C'è il ciambellano all'ingresso con una guardia ed è l'unica guardia che c'è. L'imperatore è seduto non al trono, è seduto a un tavolo e sta parlando con delle altre persone. Con davanti una specie di arrosto di qualcosa, non sai, non capisci bene cosa. È altro. Stanno bevendo, stanno chiacchierando come se fossero amici che si trovano in taverna a chiacchierare il sabato sera. C'è Taruk? Fai una prova di saggezza più inquisitore. 7, 7, 7, 21. Che somme veloci. No, è una moltiplicazione, altrimenti non ce l'avrei fatta. 7, 14, 21, 28, questo è il gioco di Teinotto. Esatto, sono proprio io. Taruk lo vedi dalla parte opposta della sala rispetto all'imperatore. È seduto su una specie di alto sgabello, uno scranno da cui sta guardando la sala e sta prendendo degli appunti su un papiro. Ok, beh, io... Non lo cago, cioè nel senso non lo cago non vuol dire che ha, come si dice, che lo tratto con spocchia, semplicemente lo tratto come una qualsiasi delle altre persone che c'è nella stanza. Io
curandomi di non interrompere la conversazione in un momento di pausa in cui non sono sgarbato, mi annuncio, saluto l'imperatore a debita distanza senza avvicinarmi troppo, dicendogli che come da sua richiesta mi sono presentato e sono lieto di essere qui alla sua presenza. Quindi che lui si gira, è seduto proprio molto comodo su una sedia di quelle abbastanza rozze da potrei trovarla in locanda, cioè. Esatto. Si gira verso di te e non sembra assolutamente un imperatore, è senza la corona, a differenza di come era nell'arena. È senza la corona, il suo corpetto è slacciato, ha un boccale in mano, lo appoggia e viene verso di te allargando le braccia e ti prende e ti stringe in un abbraccio e fa ah! Calore umano, cos'è? Ecco perché ha apprezzato il canto. Lord Nicandro, è un piacere avervi alla nostra corte. Venga, si sieda anche lei e i suoi compagni. Sono sicuro che due persone di questo calibro non disdegneranno una bevuta di prima mattina. Bella, zio, non sbagli. La sua saggezza è pari soltanto al suo acume. E mi siedo. Che c'entra l'acume? Non Akuma. Dove sono finito? Palle. Prendo un boccale. Un brindisi all'imperatore, al nostro grande imperatore. E tutti gli altri: sì, brindisi. Iniziano a bere. Allora, io sgrano un po' gli occhi e dico: che culo. Io visto che c'è Taruk, tengo un profilo molto basso per il momento. Ma come cazzo ha fatto a uscire un figlio così stronzo? Poi questo, vabbè. Un figlio che ha almeno 200 anni, adesso fai i conti, perché se siete sì, 300 anni indietro e questo è il padre, non come se li porta bene. Esatto. Io in realtà cerco di essere, come si dice, fare compagnone non ce la faccio, però comunque non mettermi sopra le righe, non tirarmela, non essere troppo come dice, troppo freddo, partecipare più o meno all'ambiente, ascoltare più che parlare e anche perché quando parli generalmente ammazzi. Appunto per quello. Anche quando sto zitto, cioè bene o male quello che faccio, cerco di non farlo in questo momento. Se riesco a buttare lì, come intercalare qualche un qualche porco. Qualche domanda. Dai. No, il fatto che ho notato che come si dice, facciamo le osserie con i numeri, che la parte della razza che mi riguarda è coperto. L'osseria di libera, così bozzi. No, volevo, cioè, buttare lì, ci sta te che guarda le ore, fare bozzi bozzi, l'arazzo è coperto. Come si dice, è una cosa che mi, per quello non sei un bardo, evidentemente l'arazzo è coperto. Non sono ancora morto e spero di non morire per parecchio altro tempo. Ah, è uso e costume, quindi... Oh, no, i miei antenati hanno deciso di adornare la sala con le loro presunte imprese molto prima di morire. Io cerco di ricordarmi, se è già sposato, chi tecnicamente dovrebbe essere la moglie. Fai una prova di avatar più intelligenza. Ricordi di dire a suo figlio che gli altri sono brave persone. 20 di dado! Ti ricordi che è sposato? In questo momento la sua seconda moglie è morta. Quella che diventerebbe la madre dell'imperatore con cui ho le rogne? Non è ancora arrivata e non arriverà per un'altra dozzina d'anni. Mio signore! L'imperatore ti sembra che abbia sui 40 qualcosa anni. Okay. Mio signore! Io sono un famosissimo dio. Ne ho sentite tante. Ne voglio, sentiamo. Aspetti, venga qui con me. La vedo pronto ai giuochi. Come si sono interessanti dire. Questi compagni che ha portato. Non so dove siano gli altri due, ma questi due sono molto interessanti. Uno si è dato la macchia, l'altro penso sia in ritardo. Mi spiace. Ah, devo aver fatto qualcosa. No, ma questo dicendo, non lo so. Scusa, in realtà non ho idea. Scusa, adesso sono deficiente. Avranno probabilmente avuto. Saranno qui a breve, probabilmente. Uno ha sonno molto pesante, non sente le sveglie. In realtà sono un po' preoccupato per. No, arriva. Credo. Vabbè, comunque dicevo. Allora, un trucco. Guardi, mi dica chi è la persona che generalmente è più.
come dire, saccente con lei. Oh, questo è molto facile, indica il nano dall'altro lato della stanza. È sicuramente quel simpatico nano là in fondo, Trauk. Ah, ecco, allora lo faccio venire qui, le mostro un giuoco da dio. Trauk, alza quelle chiappe e vieni fino qua. Questi signori sono stati anche così gentili da cantare l'inno del vostro re ieri in arena, quindi per favore concedi a questi signori la gentilezza di avvicinarti. Io più di prima sto più attento possibile a qualsiasi microespressione, qualsiasi cosa che possa darmi dei dati in più. Allora, io tiro fuori la bambolina. Qui abbiamo un esperto. Che sta facendo così? Lei si chiama, signore? Vedi che arriva questo... devo fare un po' quello che non ne sa un cazzo. E già non, comunque non mi ricordo, quindi vabbè. Arriva questo nano, incappucciato in realtà, che è una cosa strana perché tutti gli altri sono in una situazione molto libertina e tranquilla. Questo nano sembra molto composto, è incappucciato e quando arriva ha un sorriso sulle labbra amichevole, si siede davanti a Broxnar, appoggia i gomiti sul tavolo e guardando Broxnar si gira un attimo verso di te e ti dice Trauk e poi si rigira verso Broxnar. Ok, allora, un nano è perfetto per questo gioco. Dunque, soprattutto un nano incappucciato. Oh, non vorrei turbare i vostri animi, perciò rimarrò incappucciato. Non c'è turba che ci conturbi. Signore Sire, mi dica all'orecchio qual è la cosa che più vorrebbe fare come scherzo al suo amico e non farebbe mai per rispetto. Si avvicina. Ho paura di quello che sta per succedere. Anche io ho un fottuto terrore. Vabbè, ma tu stai ancora arrancando per le... Ma io Robeo ho un fottuto terrore. No, sì, cioè, qui è Claudio detto, che è sinceramente un po' spaventato. Dopo, Sì, l'imperatore si avvicina a Fitz e gli dice nell'orecchio: beh, secondo me la cosa più divertente da fargli sarebbe fargli spuntare una coda, perché lo chiamiamo sempre Lucertola alle sue spalle. Ok, si può fare. Qua sarebbe molto da film. Schiaffo, si incazza, diventa mezzo drago. Oh, ci sei riuscito, ottimo. Però spero che tu non voglia dargli uno schiaffo. Si può fare. Allora, mio caro, tu che con i nani c'hai tanto a che fare, no? Com'è che gli si può far spuntare la coda? Oh, tu cerca di uccidere, lui spunta coda, spunta corna, spunta fauci, spunta zampino di drago, diventa drago. Ok, allora lei prende con me il bastone e lo tiene assieme. Questo bastone, vede? La segretezza. Ti tiro un calcio sullo stinco che ne basta. Che con Cristian era un po' sospettoso. Ora c'è un orco. C'è un orco che l'ha guardato. No, aspetta, tu hai interpretato bene. Ma abbiamo finito. Ok, dai, tiriamo iniziativa. Io non entro neanche. Mi giro e vado a cercare altri compagni. Saggio. Vedi da lontano la sala dell'imperatore esplode un drago verde. Io mi fermo, faccio beh, con l'elmo magari non mi riconosce nessuno, tiro giù la maschera e vado dall'altra parte. Lentamente. Esatto. Con calore. Episodio 7. Io intanto metto la... Nel senso, no, ma io non ho detto che lo faccio, ho detto come si può fargli spuntare. No, infatti. Metto la mano su Chris e Grim e l'ascolto se ha qualcosa da dire riguardo di Trauk o della nostra imminente morte. Quando appoggi la mano su Chris e Grim, sì, ti chiede: è colpevole? Oh, 15 o più arrivo. No, sono ancora in giro. Ottimo. E io per adesso non le rispondo. Allora, adesso il trucco vedi è... Vedi che guarda molto interessato il tuo bastone, allunga molto... Il Sire? Perché a lui gli ho detto, Ah, pensavo al nano. No, Sire. Sta allora, pippa al nano. Allora l'imperatore... Ciapa. Prende il bastone allora, a casa. È un trucco magico. Prenda questo pugnale, messer nano, si lasci pugnalare. Non le succederà nulla! L'imperatore ti guarda e ti dice... Va bene tutto, ma non posso fare questa cosa. Sono un mago! Il mio fidato braccio destro. Accendere luci danzanti. Sono un mago! E io sono l'imperatore, non posso attaccare un mio suddito senza nessun motivo. Gli faccio un taglietto sulla mano, ma su via. Non è possibile. Gli tagli l'unghia, qualcosa. Io mi immagino, cosa, come si chiama? Blame, quello che fa i trucchi di strada, che vada uno a fare. Guardi, adesso lui prenda questo e ferisca il suo amico con questo coltello. Ma è un trucco, non si preoccupi. Un coltello della gola, dai, che sarà mai?
Sono un mago. Esatto. Dynamo, Esatto. Va bene, dai, andiamo su qualcosa. Per questo è sparito dalle scene. Che tiri? Intanto apre un coboldo che dice: vai manto, rovina tutto, evoca i tre draghi alla morte e il continente sprofonda. Gli tiri uno scoppellotto su, via. Ma forse è il continente sprofonda. Gli tiri uno scoppellotto amichevole. Lo faccia lei. Io sono l'imperatore, posso? Non posso. Ok, faccio io. Però tenga il bastone, eh. Ah. Se non mollo, se lo mollo, il trucco non funziona. Beh, signor Nano, è un trucco di magia. Assista. Uh-huh. Ti vede. Ti guarda abbastanza preoccupato, ma più che altro guarda preoccupato l'orco. Appoggi la mano qui, non la colpirò. Fai una prova di carisma. Hai gladiatore anche. Stia cancro. 15. Tipica espressione halfling per sottolineare. Cioè, toc! No, no, aspetta. Toc, batto il bastone. Funziona una volta per combattimento. E non ne sono in combat. Funziona una volta per scena. Vabbè, allora sì. Ok, vabbè. Allora fa niente. A meno che non sia una cosa divertente come al bar. Va bene. Bar a bere. Comunque bere, 15. E il nano ti guarda e ti dice: scusate, io avrei cose più importanti di questo da fare, se non mi dispiace. Vabbè, allora glielo faccio vedere con lui. Tiro uno scoppellotto a... Broxnar. Broxnar. Lo dice con la tristezza. Fai in qualcosa. Cosa devo fare? Non lo so, ti ha tirato uno scoppellotto. Portare pazienza. Non lo so, quello che vuoi. Su di lui? No. Portami pazienza. Ah, la mia ascia si chiama pazienza, non te l'ho mai detto. Cra, cra. Sì? Va bene, cerco di tirargli un mal rovescio. E in quel momento lì faccio battere il bastone per far vedere al Sire un... Non è successo niente. Ok, vediamo se la seconda volta non succede niente. La seconda volta non gli, io scelgo di non pugnalarlo. Ah, okay. Quindi si ferma la mano a tanto così dalla tua faccia, qualche centimetro. Lui torna indietro, Broxnar. E l'imperatore ti guarda e dici: ma torna indietro facendo al contrario, ok. Piaciuto il trucco? Interessante, molto interessante. Mi domando dove foste ieri all'arena, perché questo sarebbe stato molto divertente da vedere con quei tentacoli neri che cercavano di mangiare i miei... Stavamo lavorando su un nano che diventa un drago. È un grande trucco di magia. Trucco. Sì, è difficile. Sarebbe interessante vederlo. Sono d'accordo. Purtroppo abbiamo pochi nani a corte. Ma non avete dei nani che diventano lucertole? Abbiamo Trauk, ma come ha sentito, ha cose più importanti da fare. Però potrebbe prendere Gorag. Ti sto guardando malissimo. Beh, è andato via il nano. Gorag te lo indica, è un nano riverso sul tavolo che c'è nella... E questo cos'è? Sala dell'imperatore. È un nano! Trasformi lui in lucertola! No, mi fa un po' schifo questo. Ma è Garog! È il cugino di quarto grado del re dei nani. Mi dispiace per il re dei nani. Beh, non ha visto il re dei nani. E tira una pacca. In quel momento ti sto guardando truce. No, io ovviamente gli do tutto il mio nome. E poi quando il tizio si gira lancio il cantello. Lo hai detto come in un porno. Gli do tutto il mio nome. E poi appena si gira per annunciarmi, perché conosco come funziona, mi lancio incantesimo, mi lancio Unearthly Glamour. Alphonse Mortimer de Vis di Acquescure. Ginevra, gli dico al tizio. Fa niente. Ginevra. Entro con lo scudo, armatura impettito, cerco di fare la camminata seria. In più ho lanciato Unearthly Glamour, quindi ho più 5 a tutte le prove di carisma. E si vede proprio tipo l'aura di potere, di fatto l'incantesimo da sorcerer l'ho preso, ma ce l'ho. Ma io posso prendere gli incantesimi di altre classi. Per quello ti diceva copi gli incantesimi. Sì. E adesso di più. Io cosa e sono bellissimo perché dura solo 5 minuti per essere un incantesimo di quinto. In più se fallisco una prova di carisma quando ce l'ho, i tizi si arrabbiano perché come puoi fallire se sei così bello. Troppo. Ok, ma cos'è l'effetto? Bello, 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 dell'incantesimo? L'effetto dell'incantesimo è che sembro più possente, emano in, come si dice, potere, e si vedono lieve scariche elettriche che mi circondano mentre cammino. Robocop. Super Saiyan. Sì, esatto, un Kaioken tipo di livello basso. Un Kaioken di Twilight. A Kaioken.
è sardo. Tipico sardo. E faccio un genetizio entro. Ah, un altro dei vostri compagni. Sì, certo, sì. Imperatore, scusate il ritardo. Venga, venga. Boh, e tira un rutto. Bello potente. È così che si dice, no? Quella era la terza strofa, se non sbaglio. Guarda Taruk e gli dice, è così che si dice, giusto? E lo vedi anche tu, il nano. Io entro. Nell'anno. Faccio un cenno al nano. Intanto, e Taruk, poi mi avvicino a loro senza dire altro. Intanto Taruk, durante tutto questo, questa pantomima, che ha fatto, che mi ha suggerito, cosa ho visto del suo atteggiamento, cosa ho colto? Allora, quello che hai visto è che ha continuato a prendere appunti di quello che succedeva, come se fosse lo scriba che tiene il diario di corte. Ok. Però puoi fare una prova di inquisitore e saggezza per vedere se c'è qualcos'altro. La maldosca. 17 più 31. Grazie. Prego. Ormai li so. Grazie. Ti rendi conto? Hai superpoteri, Claudio. Che mentre prende appunti, prende più appunti quando Broxnar fa qualcosa. Qualunque minima mossa di Broxnar, lui segna qualche cosa. E ti rendi anche conto che in realtà, per quanto ti sembri che non ci siano guardie, ci sono delle persone all'interno della corte, vestite come normali nobili o come servitori, che però che non sono servitori e non sono nobili, sono sicuramente o guardie dell'imperatore addestrate apposta o agenti suoi okay, che stanno tenendo d'occhio. E comunque io, oltre all'effettivo, ho un'armatura completamente nera, piena di pezzi di metallo e degli occhi infuocati sulle spalle. No, si illuminano al buio. Al buio. Beh, ma adesso con l'Elti Glamour li sto facendo brillare. Okay. Io. Ok. Ah, e sullo scudo sembra che le punte lievemente si muovano. Io non... Tipo riccio. Non do a vedere... Io non do a vedere di aver notato la cosa, né di darci peso. Facciamo finta di niente. Per adesso. Beh, ma in realtà... sono una persona molto pratica, uno si può vestire come vuole, però poi eventualmente chiederò, adesso no. Quindi che ci sono delle presentazioni da fare, imperatore? Alphonse di Acque Scure, venga a sedersi con noi, portate un bicchiere a quest'uomo. Ho sentito tanto parlare, è il vostro consigliere Tartar? Sì, quello è Taruk, ma... Mi sono sempre chiesto. È un uomo di poco conto. Mi sono sempre chiesto. Quando mi avvicino, mi siedo e in maniera abbastanza colloquiale mi avvicino. Un imperatore come lei, di cui ho sentito parlare in maniera abbastanza irreale, a quanto pare, perché è impossibile che una persona sola sia così grande. Ma chi può di dire? Cosa ha bisogno? Cioè, è il giullare di corte. No, è il mio fidato scriba. Senza di lui, probabilmente questo impero sarebbe alla frutta ormai. Negli ultimi mesi è stata una presenza estremamente importante per noi e ha aiutato a sviluppare molti ambiti di questo impero che erano stati negletti troppo. Quindi fa anche da, come si dice, come si chiamavano i tizi, quelli che organizzavano tutto nei tempi medievali più o meno, era tipo il sindaco come si chiamava quello lì, il cazzo, quello lì che teneva i conti, che faceva tutto nei castelli. Tesoriere. Era solo tesoriere. Sti cazzi. Solo. No, per dire. No, mi sa che c'era un altro. Vabbè. Il vicepresidente. Quel termine lì. Amministratore delegato. Quindi fa anche da tesoriere, burocrate. Il CEO dell'impero. Esatto. Sì. Fa anche quello. Vabbè, quindi deve essere una persona importante. Se... Come mai non è qui a bere con noi? Perché? Non ama la compagnia di altre persone per non destare il loro paura. Purtroppo una terribile maledizione della diabolista l'ha ridotto in uno stato pietoso e lui sente molto il peso di questa cosa. Ma forse posso fare qualcosa. Mi creda, ci hanno già provato. Beh, ma no, io non ci ho mai provato. E gli faccio l'occhiolino. Non deve chiedere a me, deve chiedere a lui, è io un uomo libero. Voglio ricordarmi questa cosa della diabolista, visto che ho la relazione positiva. Vai, tira un dado, uno. Hai uno di relazione con la diabolista, allora un dado da 6. Ho poco di tu. One.
Cazzo, non hai mai sentito parlare della diabolista e di Taruk? Io mi avvicino. Però la diabolista sa di me, li piaccio. No, neanche. Allora. Non in questo momento. Ah, ok. Se vuole provare a convincerlo. Tu si mi avvicina al nano. E mentre lui si avvicina, gli dico di quale imperatore, ma. Da una persona talmente pragmatica mi aspetterei che non si faccia influenzare da qualcosa di triviale come l'aspetto. No, ha perfettamente ragione. Lui non si fa influenzare dall'aspetto, non vuole che gli altri vengano influenzati dal suo. Ah. Sa che gli altri possono essere particolarmente superficiali e stolti. Ah, persone dello stomaco debole e della testa vuota. Beh, ce ne sono molte in ogni regno, purtroppo. E sicuramente molte negli ambienti di corte, tristemente, anche se spesso sono le persone diciamo che fanno del pettegolezzo alla loro vita. Ho cercato di eliminare il più possibile tali comportamenti nella mia corte. Non è possibile eliminarli del tutto, ma è una corte in cui si può dire qualunque cosa. Questo le fa onore. Io posso provare a sfruttare il mio rapporto con l'Orc Lord per capire se Taruk ha un punto debole? Assolutamente sì, tira un dado da sola. Non lo sto usando. 5. Oh! 5 vuol dire che scopri qualche cosa, ma c'è un prezzo da pagare, o adesso o dopo. Scopri che il modo di uccidere un drago è strappargli il cuore. Il prezzo da pagare è anche fallo. No. Che fallo, dico proprio quello del drago. Che fallo, da dipende da dove passi. Poi, pam, 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 pam. Beh, i draghi okay. Non ce l'hanno, però. Come no? Il rettile c'è il buco. Eh sì, bello come tu. È un drago, si riproduce con altre specie. Ha un fallo. Se si trasforma in una creatura che non è draga. Draga, draga. Una draga, certo. Esatto, va bene. Vabbè. Allora. Sai che in passato il signore degli orchi si è scontrato diverse volte con draghi, in particolare legati ai tre. In passato, adesso non sei più sicuro che sia il passato. Certo. Qua sono time, wimey, wobbly, wobbly stuff. Ok. In quello che per te è il passato, okay. Sì, l'Orc Lord si è scontrato parecchie volte con dei draghi e c'è una cosa che ha sempre funzionato per attirare o gli araldi o gli stessi tre allo scoperto. La marmellata di prugne. No. Bella conclusione. Fra tutte le cose che potevi scegliere, mi sembra proprio la più azzeccata. Avrei detto fichi, ma in effetti le prugne sono più adatte. La prugna ci sta sempre. No, è un rituale che, tu, che tu hai visto fare allo sciamano della tua tribù. Con poco successo, probabilmente perché eravate una tribù di idioti, non abbastanza grande. E dato che c'è bisogno del sacrificio di non fisico, però una parte dell'energia vitale di parecchie persone che si trovano nello stesso luogo. Forse non eravate abbastanza numerosi. Si parla di una discoteca, comunque. Ora vi trovate, però, in una città estremamente grande. Se tu fossi in grado di riuscire a replicare quel rituale, potresti attirare allo scoperto o costringere a rivelarsi anche lui. Ma l'unica cosa che ti ricordi del rituale è lo sciamano che fa e basta. Ma 12 ore di vuoto. Non mi ricordo. Te lo ricordi a grandi linee. Il problema è che non sei sicuro di quanto volontario sia quel sacrificio che le persone presenti devono fare. Ho già un'idea. Non me l'hai ancora detto, però avrò un'idea. Però hai questa opzione e opportunità. Saresti in grado di rifarlo, ma devi prima scoprire quanto volontario deve essere questo sacrificio. Magari non deve esserlo e ci riesci lo stesso. Magari sì. Ok. Si apre un portale e fa "Se ne scalco!" e si richiude. Comunque, che è il servitore anziano delle magioni feudali. Condivido discretamente il dato con te.
Mentre quindi. Alphonse bombarda Tarok. Esatto. No, in realtà il nano voglio dire semplicemente cose interessanti. Mi siedo di fianco. Per un minuto sto zitto. Poi quando mancano ancora un paio di minuti alla fine dell'incantesimo. Che merda! Gli dico, voi dovete essere Mastro Tarok. E voi dovreste essere il Mastro Elfo. Sì, beh, mi chiamo Alphonse. È un piacere conoscere purtroppo i miei compagni. Quando c'è qualcosa di intellettuale da fare non sono proprio i più presenti. Vedo che siete utile, mi è stato detto all'imperatore, vedo che prendete anche, e sbircio un attimo sul diario, accurati appunti. Sono criptati, cioè lo scrive in un suo alfabeto. Se tu riuscissi a prendere... Prova a memorizzare. Ok, fai una prova di intelligenza e qua ci sta nobile. Cazzo, storie, minchia, per memorizzare le cose. No, ci sta più nobile. Perché vuoi vedere il messaggio segreto? Fumble! Bravo, Robert! Lo memorizzo. Sei sicuro di averlo memorizzato? Fumble! È il farfallario, è il farfallese. Chi è che ha fatto lo schifo di tiro? Tu sia benedetto, indico. E cosa faccio? Ah, vedo che... E cerco di fare con il mio più 5 in carisma, quindi con il mio più 15 in carisma. Minchia! Un sorriso di apprezzamento, come per dire, ho capito cosa hai fatto lì e approvo. Sicuramente un impero del genere ha bisogno di qualcuno come voi. Ha qualcosa in cui può dire per avere successo in questo regno? Diciamo che il mio compito non è avere successo in questo regno, il mio compito è portare questo regno al successo. E qualche dritta che si può usare anche singolarmente? Essere il più onesti possibile con l'imperatore. Perfetto. E... il nostro pane proprio. Soprattutto qui il suo. Esatto. Scusate che mi interesso, mi interesso, ma ho detto, poi vedo che vi coprite. Io sono un abile incantatore. Oh, ho visto. Posso... ho visto. Posso vedere magari... Nessuno vedrà la sua difformità quando l'avrò fatta esplodere, non si preoccupi. Magari posso aiutarla in qualche modo. Credo che sia impossibile. No, non posso. No, per quello no. Pensavo, avevo capito male. Capito brufolo. Avevo capito ritenzione idrica. No, mi spiace. Non... E provo a sbirciarlo. Ha delle squame, non è particolarmente verde come ti aspetteresti un drago verde che... te lo immagini proprio color smeraldo in tutta la sua potenza draconica acida. E posso fare una prova di conoscenza per sapere cosa c'ha? Vai, un tiro di c'ha un brutto male. Dadone, ti ritiro fuori dopo 6 anni e già hai fatto fumble e mi hai fatto fare un 1 e un 2. Su, fagli vedere a Gianni come si tira i dadi. Non è un 1, non è un 2. Bravo Dadone, mamma mia che carisma. È arrabbiato perché non lo usi da un po'. Sono veramente arrabbiato dal 15. 15. Se fosse stato carisma avrei fatto più di 20. Ha una brutta malattia della pelle. Ok. Sì, io riesco a capire se è una maledizione. È probabile che sia effettivamente una maledizione. Non è una malattia naturale. Ed ecco, è risaputa la cosa della diabolista? Sì. Tranne che da me, visto che mi è stato molto utile un consiglio su cosa fare per avere successo. Mi sa anche dire cosa fare per non incappare così tanto nelle ire della persona che le ha fatto questo? Sicuramente decidere di distruggere un tempio dedicato a uno dei suoi preferiti non è stata una buona idea, ma avete pianificato l'azione che l'ha distrutto? Sì, ho anche portato a termine l'azione che l'ha distrutto. Voi? Io e la mia compagnia. Ah, quindi siete un avventuriero? Ero un avventuriero prima di prendere una freccia nel ginocchio. Pensavo fosse stato il resto, però... No, è stata la freccia nel ginocchio. E io voglio andare avanti a chiacchierare con lui cercando di... come adesso... più o meno mi ha detto cosa ha fatto per la cosa, voglio cercare informazioni su di lui. Dallo. E capire il punto in cui conviene lodarlo
o conviene dire invece parlare più schiettamente negli ultimi minuti che mi rimane l'incantesimo? Okay. Dall'altra parte, sì. Sul racconto di Mastro Geppetto Broxigar. Bello. Frangia culo. Broxigar è uno dei personaggi più famosi nel lore di Warcraft. Ed era un orco che ha ferito, se non sbaglio, Sargeras addirittura. Uh-huh. Uno dei più grandi demoni della serie. Però forse mi sbaglio, qualcuno mi vorrà correre. Dice, aspettiamo le voci sconosciute nel tempo. No, perché siamo degli ignoranti. Il rituale buonissimo. Di cui ci parla. A due, sono grossi cacchio, quanto la tua faccia. Il rituale di cui ti racconta Broxnar non ne hai mai sentito? Non è una roba che magari, no, ormai non è che quando sono andato indietro ho visto ballare. Puoi provare a fare una prova di avatar e saggezza. Mi piace. Saggezza proprio, no? Sei simpatico. 5. 13. Faville oggi, eh. In questo di gruppo solo orchi riesce a fare qualcosa, tutti gli altri tira oggi. Oggi sono deciso a sapere. Io non ho perché usa i miei dadi. Usate tutti i miei dadi, quindi oggi si invertono. Vabbè, dai, io per adesso, adesso mi arriverà la sfiga addosso, però ho tirato abbastanza bene. Ok. Invece dalla sua spiegazione riusciamo a capire cosa bisogna fare. Se è una cosa del gruppo, però. Dalla sua. Sì, dalla sua. Esatto. Due menti. È un rituale che, da quello che capisci, richiede almeno 30-40 minuti di preparazione e completamento. Ci sono delle formule in orchesco da recitare che inneggiano al dio cieco degli orchi. Ma sentite, a parte i tuoi bastoncini di cioccolato. Quali? I famosi arrosticini di cacao. Esatto. Non ce ne sono più. Sì? Ma se voi tenete d'occhio il nostro nano lucertola, tenete d'occhio un po' anche l'imperatore, così sai mai, però. E intanto noi due usciamo e proviamo a stimolare il nano a diventare quello che è. Perché farlo qui? Perché sappiamo dov'è. Lo sapremo anche dopo dove è, qui a corte. Ma almeno adesso sappiamo chi c'è. È un posto che pullula di guardie e soldati. Ci danno una mano! Tu ti guardi intorno, non c'è nessuno. Che cazzo stai dicendo? Sei un deficiente. Sei ceccato! Sono attento. Vai per preconcetti! No, tu fida lui. Qui intorno, vero? Dove li vedi? Guardie nascoste. Dimmelo, dincamene una. Fai un tiro di guardia del corpo. Faccio un più saggezza. Faccio un cenno verso... 12 wisdom più 2 modificatore 6. Di livello più 6, quindi 12, 6, 18. Anzi, più 7. Bodyguard 19. Io ti faccio intanto un cenno. 7, scusa, verso... Te ne indica uno e 20. Esatto, e praticamente è uno in vestito da cicisbeo, col trucco messo male, ha due spalle così, non ci stanno le spalle nell'abito, ha dei pelazzi che gli escono, ok? Due braccia così e si tiene. Quello è tutta la sera che si tiene vicino a quell'armatura decorativa con la labarda. Esatto. Poi si gratta, sai, il pantalone pacco del Medioevo, esatto, a tirarsi il cavallo. Ma allora, scusami, ancora meglio, abbiamo dalla nostra qualcuno che ci darà una mano. O delle persone pagate direttamente da lui, che ci metteranno molti bastoni tra le ruote. Io ho un piano. Io intanto tiro uno sguardo verso di loro, perché io sono pronto a partire. E io vi guardo e vi dico... Contro Trauk a picchiare il nano. Dopo sono anche di te. No, io intanto tiro lo sguardo su di loro per vedere se mi fanno qualche cenno. E io intanto faccio no con la testa, faccio no. Comunque, aspetta. Mentre ci parli, stai cercando di tradurre quello che ha scritto in parole intellegibili, in modo da potergli dare magari delle info. Mia, pipì. Di qualche cosa. E per ora sei riuscito a tradurre questo. Lore ipsum dolor si tamet sette turra di pishing. Quindi è doppiamente cifrato. Sì. Incredibile. Scusa te, aspetta un secondo. Aia. E mi avvicino a quello con il pelo villoso. Vado accanto. Bicchiere di birra? Il pelo è un pelo che ha peli, il pelo villoso. Sì, no, coperto veloso. Volevo. Ah, ne ho già uno. Ti sbatte il boccale addosso e lo tracanna. Volevo chiederti, da tanto che sei qui attorno, che sì, ci frequenti la corte. Beh, il tempo necessario. E come hai fatto a farti assumere? Non mi sono fatto assumere. Ah no?
No, sono un cugino di quarto grado della nipote dell'imperatore. Davvero? Certo. E qual è la tua professione? Ti vedo bello aitante, fai il fotomodello? Cioè, no. Il ritratto modello? Non ho nulla da fare ogni giorno. La mia professione è stare qui. E come mai riesci a essere così aitante? Perché non ho nulla da fare. Conosci quel fidato consigliere del re? Beh, tutti conoscono Taruk. E che mi dici della sua personalità? Com'è? Boh, non ci parlo molto spesso. Paga? Non me, qualcuno lo pagherà. E io in tutto questo sto cercando di... Fai una prova di saggezza. Grazie a cazzo, andiamo male qua. Hai un background che ti possa aiutare in qualche modo? Su vita da selvaggio non credo, non ce l'ho comunque. 19 più 3 faccio 22 lo stesso. Vita da selvaggio. Ti sembra che sia... aiuta un sacco. Esatto. Che sia convincente. Cioè, convincente. Non ti sta dicendo delle balle. Se, come dicono loro, è una guardia, non è una guardia di tanto. Ok, allora torno indietro. Faccio... Ragazzi, avete preso una cantonata? Lo scultura modello, dicono. Scultura modello, mi pare giusto. Accantonata, non lavora per il nano. Va bene, non possiamo aspettare. Tipo. Va bene, ma dimmi cosa vuoi fare. Se veramente c'è un rituale con cui possiamo mobilitare. Ma non bisbigliare, è lontano 20 metri, non ti sente! E sta parlando con Alfonso. Porca di quella puttana, sappiamo chi c'è. Sono diventato io quello paranoico. No, sei sempre stato. Pensavo di tendergli una trappola. Dove? Fuori da qui, dato che tutte le volte che. Ma esce? Lasciami finire di parlare. Domanda. Bella domanda. Ma il rituale di orchi attira lui, quindi lui anche giusto. Se non esce lui arriva. Non soltanto, lui sta tenendo d'occhio tutto quello che sta facendo Broxner, sta prendendo appunti su tutto quello che sta facendo, quindi noi possiamo utilizzare questa cosa come leva, perché dato che lo sappiamo, se facciamo fare le cose... Broxner come leva? Il segno Broxner. Se gli facciamo fare le cose giuste, lui si prende male e cade nel tranello. Fuori da qui possiamo metterci d'accordo. Gli facciamo ordire un piano finto e conduciamo Taruk esattamente dove vogliamo. Ho capito perché voi non siete andati più di tanto in là come chiesa. Siete contorti, eh? Siamo la chiesa più importante. Dov'è Will? Siamo la chiesa più importante dello stracazzo di continente, cosa stai dicendo? E chi va mai sentiti? Io lo attacco adesso. No, ve lo dico. Al muro. No, va bene, comunque va bene, mi fido. Sai, potere attirare in di Locanda, così incendia Locanda rispetto a tradizione di gioco. Mi piace! Prima che mi sparisci di nuovo, fai un po' quel cazzo che ti pare. No, ma sono d'accordo, mi piace, cioè, nel senso, non è che dobbiamo farlo qua, però a questo punto, perché stiamo qui a bere? Ci ha invitato l'imperatore. E chi se ne fotte? E fai altrove a bere. Io ho sete, mi volto e vado a bere. Che cazzo? Vabbè! Facciamo una cosa, allora seguiamo il suo piano. Lui gli starà dietro, tu gli stai davanti. E sono felici tutti quanti. E Oxnard davanti, dietro tutti quanti. È il nuovo nome del nuovo squadra, ancora, la nuova squadra dell'arena. Un altro coboldo. Ma se ci fossi stato tu invece di Non c'è due senza Tain, sarebbe stato io. Vado a dietro tutti quanti. Intanto si apre un portale. Una corte di raccomandati, sicuro c'è anche un lontano parente di Spooky. Assolutamente sì. Io bevo con l'imperatore, parlo con l'imperatore, chiacchiero con l'imperatore, chiacchiero un po' di tutti, anche del nano Lucertola, e cerco di capire se l'imperatore, dal modo in cui mi parla, magari provo anche a fare quel commento sprezzante un attimino, se è ammaliato, se si comporta come se fosse ammaliato. Ok, fai una prova di inquisitore. Molto difficile. Più carisma. Più carisma. No. Lancio charme sull'imperatore. Più saggezza. Però lo sto facendo bevendo. Ma sì, ma tu stai cercando di capire se lui è charmato. Sì, no, scusa, io non te l'ho detto, ma quando me ne sono andato ho annullato la charme sul venditore. 21 di nuovo. No, non è charmato. Almeno, se è charmato a un livello talmente profondo e intrinseco che non è da essere impossibile notarlo. Non è sicuramente una cosa che potreste fare voi. No, certo. Magari però, c'è di mezzo un'icona direttamente. Però il nano... Non è il nano ad averlo charmato. Il nano c'ha un bastone con un serpente e due occhi di smeraldo. Esatto. E di fianco c'è una principessa araba con una tigre.
E c'ha un pappagallo sulla spalla. Tipo. Ah, vale, vuole cracker. Allora, io se finisco, prendo la parte Alphonse, se posso. Io sto parlando col tizio, mi sta facendo raccontare della situazione politica, come sono le guerre, come funziona. Anche se è passato l'incantesimo? Sì, sì, certo. Okay. Sono più 10 comunque. Io dire che noi di visita no, finita. Allora, se tu va verso la taverna, io vado a salutare gli altri, ti raggiungo, tu comincia il rituale, vedi un po' di sperimenta, vedi se funziona e poi ne parli, poi vediamo. Nel frattempo morirà gente. No, scusate, uno dei miei compagni ha bisogno di me, è stato veramente illuminante parlare con voi. grazie per tutte le indicazioni, spero di poter ricevere ancora la vostra saggezza. Spero di incontrarvi ancora e si gira verso Broxnar in futuro. Io mi alzo, mi metto un attimo davanti per incrociare il suo sguardo tagliando quello di Broxnar, gli faccio: lo spero vivamente, ci sono tante cose di cui vorrei parlare con lei ancora. Ah, tua compagna. Però con un pizzichino di minaccia, proprio quasi impercettibile. Un'antichia, come dire. Sì, un'antichietta. Tu accompagni Broxnar e Broxnar in Broxnar. Pierce Broxnar. Un attore particolarmente villoso del clan degli orchi. Bro. Con un accento strano. Diciamo che la limita Brock. Broxica. Tu accompagna Brock in locanda che gli devi dare una mano con quella cosa arcana. Sai che c'ha dei problemi tanto con le parole. Ogni spesso. Sì, ha dei grandi problemi con le parole. Ecco, tu dagli una mano su quello, te lo spiega lungo la strada, giusto? Glielo rispieghi quello che ci hai detto. Che... Sì, sì, io spiego a latina. Imperatore, purtroppo faccende importanti richiedono la nostra attenzione. Grazie per la cortesia di averci accettato la sua corte. Ci si vede settimana prossima. La cortesia della corte, dalla puntata di Candro. Io sputo sul tavolo in segno di apprezzamento e vado. Tipico apprezzamento orco, mentre mi allontano con lui. Oh, no, lo so, non vi preoccupate. Ehi, non ci si vede dopo, questa volta le farò sentire l'inno imperiale. Sì, a dopo. Facci sapere com'è andata. E signore, anche a lei, e le raccomando, per il flusso acido, pastigliette, né? Non vorremmo spargere troppo in giro. Sono a postissimo. Io mi trattengo ancora un po'. Vedo se qualcuno cerca di approcciare. Non raccolta. In qualche modo, e poi me ne vado. Approcciare te? Sì. No. Bene, benissimo. Me ne vado dopo questa mia tardato e vattene. E cerco di capire se qualcuno mi sta osservando o seguendo. Fai una prova di ragazzo di strada e saggezza. Ogni volta che dici ragazzo di strada è aperta la 10. 5, 14 e 7. A me parte invece qualcos'altro, ma è meglio che tu. Non mi cammino su quella strada. 14 più 7, 21, non è vero? Sì. Benissimo, ce l'ho fatta. 7, 14, 21, 28. Ce l'ho fatta. Siamo sempre sulla moltiplicazione. Questo è il gioco di Mikado. No, però. Questo è un'addizione che poteva essere. Sì. No, non c'è nessuno che ti sta seguendo. Anche io voglio accertarmi mentre vado via con lui che ci sia qualcuno che mi segue. Qua posso usare nobile? Qua puoi usare nobile. E saggezza. Oh, vedi che hai fatto bene a spostare il telefono da lì. No, perché si è centrato il suo. Perché va a tenerlo meglio. Esatto. Ho fatto 16 più saggezza o int? Saggezza. 22, 25. Qualcuno che vi sta tenendo d'occhio, sì, ma vi sta tenendo d'occhio da parecchio lontano. Cioè non sono così vicini da essere pronti ad attaccare. Ok, ma io per assicurarmene faccio un po' di deviazioni e poi ricontrollo. Ricontrolla. Non più. Fai un po' fatica perché hanno capito che li stai tenendo d'occhio anche tu e si stanno tenendo ancora più a distanza, però vi stanno ancora tenendo d'occhio. Ma sembrava la prima volta gente dell'imperatore o qualcuno? No, saresti io faccio guardia del sfrutto il mio ground bodyguard per cercare di occultarmi e aspettarli, quindi tendergli un bel imboscone da dietro. Non dico niente, 9 metà. Su che cosa? Guardia del corpo e potresti. Però fare... io lo voglio aiutare. Esiste l'aiutare qui? Esiste, gli dai in più 2. Perché io volevo fare. Beh, Brox, grazie. Io aspetterò gli altri qui un po' più avanti. Mm-hmm. Tu assicurati di comprare le provviste perché dobbiamo partire. Okay. E io mi allontano un pelo mentre lui ci ha nascosto e cerco di attirare un po' l'attenzione su di me mentre lui si nasconde. Mm-hmm. Più destrezza.
Ok, quindi 9 più 3 più 6 12, 6, 18 più aiutare che non mi ricordo quant'è. 4, 4. Diciamo. Sì, mi pare 4, se non è 4 adesso è quindi 4, 22 2. Adesso è 4 lo stesso. 4 va bene? Oh. Ti nascondi in un vicolo aspettando che questi passino oltre e quando li... Io vado un po' più avanti di un cinquantina di metri e poi mi fermo come se dovessi aspettare qualcuno. Ok. Vedi che quando arrivano a un, al bivio appena prima di dove vi siete separati voi, vedono Alphonse in fondo, vedono che non ci sei tu e uno di loro si separa e va verso Alphonse. Ok. Mentre l'altro inizia a guardarsi intorno e a vedere se ti sei nascosto dove ti sei nascosto. Pare non averti visto e sta passando in quel momento davanti al vicolo dove ti sei nascosto. Ok. Io aspetto lì. Allora, io sfrutto il mio background da wrestler, mi infilo dietro di lui, lo branco alla cintura. Suplex! German suplex! Bellissimo! Non è German, è Orkish. È giusto, suplex. È chiaro. Dai, una prova di forza. 20. Boom! Boom! Lo questo prendi. È il famoso nano ponte. Esatto. Critico! Ponte del nano. Lo prendi talmente alla sprovvista e ti ribalti indietro con una mossa talmente perfetta che Bragg sarebbe stato fiero di darti il suo mantello almeno per mezza giornata. Io non so, ma questa è Zangief. È molto fiero. Sì, sì, certo. Anche perché io mi immagino che lui lo faccia prima delicato sbattendolo così e poi però mentre si rialza lo sbatta contro un muro. Infatti senti all'inizio che ti riversi indietro come per farlo svenire e poi preso dall'ira lo prendi per una gamba e lo sbatti violentemente contro il muro perché il suplex orchestro finisce così. E poi non se l'aspettano mentre sta ancora facendo oh per la botta. Quella forza G che serve per okay. E senti il suo collo fare crack. Okay. Dopodiché lo mollo lì. Molli e era la tua intenzione. È andata così. Male non fa. È capitato. Chi è? Era un umano. Lo frugo. Una vecchia anziana signora. Per vedere se ha qualche segno. La signora segno del panettiere di Franco. Esatto. Che era riuscita a buttare 6 secchio d'acqua per strada. È finita lì. Lo frugo in... abbiamo un'antica tradizione di anziane signore lanciate e spezzate. Quindi va bene. Non è morta. No, si è morta. Certo, minchia se è morta. L'hai tirata contro un palo, minchia. Sento crack. Era col marito di fianco. Sia chiaro che Andre the Giant non ha mai ferito una vecchia. È vero. Non trovi quasi nulla addosso al, al corpo. Stai quasi per gettare la spugna quando il tuo sesto senso da guardia del corpo ti dice di guardare dove sarebbe più ovvio nascondere qualche cosa. Cioè in bella vista. Ok. Dai. Non è una carcerata. E ma è vecchia però. Noti che pur essendo vestito con degli abiti da cittadino qualunque in modo da passare inosservato, non ha addosso documenti, non ha addosso monete, non ha addosso gioielli, non ha addosso lettere, non ha niente che lo faccia riconoscere, ma una delle sue mani è ricoperta da un guanto che per come è fatto ti ricorda le storie di quando l'Orc Lord lottava contro gli araldi dei signori dei draghi. Perché è un guanto di pelle ricoperto di scaglie di drago. Ok. Questa è l'unica cosa. Io lo vedo il tizio avvicinarsi in lontananza. Lo prendo. Sta facendo finta di guardare della roba al mercato, però sì. Ok. Io mi concentro, lo squadro bene e provo a curarmi se ha più di 70 punti, se ha più di 66 punti ferita. Segnati che è il guanto 79. È una domanda molto specifica. No, sì, perché in realtà voglio guardare a come si muove, eccetera, se mi sembra uno che potrebbe essere suscettibile allo charm, perché in teoria io potrei sapere se funziona o no. Quanti punti ferita? Adesso 67. Che è di quinto, no, te lo dico subito perché ho guardato, te l'ho detto il numero a caso proprio. Bambo. 96. 2. Meno di 96, sì, a meno. Charm, appena apportata. 16 di AMD.
Ma 4 di dado. Ma ho fatto già solo 14 così. Più livello. No, è già più livello, cazzo. Eh sì. 14. Niente. 14 credo. Però non se ne accorge, no, perché devo no, fare. No, no, deve fare di 4 più. Niente. Peccato, peccato. Ti rendi conto che evidentemente è allenato a resistere a certi tipi di incantesimi. Ti volti carismatico, fai ciu! No, mi volto, ok. Quindi però vedendo che è stato così e faccio finta di niente, rimango lì a aspettare. Guardo ogni tanto nella via opposta dove è Brox per guardare come se stessi aspettando qualcuno. Sai quando aspetti il tram mi allungo un po'. Ehi, hey, tu una volta che hai spappolato questo tizio sul muro del vicolo e hai preso il guanto, comincio ad avvicinarmi all'altro in maniera tra virgolette furtiva. Fai un tiro di anche lì guarda del corpo e qui destrezza. 19. Vedi che è talmente intento a cercare di tenere d'occhio Alphonse che non ti sta assolutamente notando, anche perché è convinto che il suo amico stia tenendo d'occhio te. Ok. È proprio girato in maniera che non ti possa vedere. 4 di dado, capisci? Mm-hmm. Vabbè, allora io direi che gli... questo qua cerco di tramortirlo. Cerco però... però è in mezzo al mercato. Però non garantisco. Che ci frega? Ma che ci frega? Ma che ci può? È un orco. È normale. Esatto, cioè poi imbastisco una scusa. Però ok, lo stai facendo per cercare di... Che è un po' la scusa, sì. Come è Salvini. Esatto. Che ti puoi aspettare, no? Cerco di tramortirlo, sì. Sempre wrestler. Diciamo... questo lo vedo, che lui sì. Spunta dal nulla e c'è esatto. Un cazzotto in sì, anche testa. Perché... No, non cazzotto in testa, l'ha presa per addormentare. Io allora appena vedo che lui la acchiappa io corro verso quella direzione, pronto a placare la gente intorno, chissà cosa dice. Ok. Ok, fammi un tiro di intelligenza tu, Al. Va bene. 21 senza background. Sempre forza. Mm-hmm. 13 più 10 23 più 3 di wrestler 26. Ok. Ti rendi conto che la cosa migliore da fare non è correre verso di lui e attirare ancora di più l'attenzione lì, ma attirarla dall'altra parte. Ma è cercare di fare rumore dove sei e attirarla verso di te. E allora suona. Mentre canta. Sono lì, sì, togliti l'armatura che no, ma che me... suono? Cazzo suono, devo far scena. Tira fuori la diapasord e la sbatte contro il muro e inizia. No, in realtà lancio Thunder Wave. No. Come copertura. No. Aspetta. Soffio del nero. Esatto, apre una voragine e distrugge, distrugge tre quartieri. Esatto, tre quartieri e uccide 150 persone perché potevano prendersi a per una. C'è una taverna, lui prende una molotov e la lancia verso la taverna. Esatto. Dai, incendio la taverna. Inizio a cantare. Facciamo per non perdere troppo tempo. Dai. La canzone, quella di base, quella già famosa, quindi inizio a fare: cosa vuoi che faccia? No! Noi siamo una roccia! Guai a te se te in ti tocca! Non coinvolgetemi in queste stronzate! Inizio a raccontare la battaglia dell'arena, che però inizia: io non posso restare seduto a cantare, né arte né parte, poi Fitz ti fa male! No. E inizio a raccontare poi del mostro tentacolare, a cantare della cosa cercando di attirare più gente mostro possibile. Mostro tentacolare. Scoppia tutto l'energia. La città tentacolare. E mentre la gente si gira verso Alphonse ad ascoltare... È famosa Adriano Pappabardo, eh. Molto. Non ancora. Non ancora. E quindi è Johnny B. Good. Sì. I vostri figli lo adoreranno. Esatto. Tu prendi il tizio e senti che proprio... Io urlo ancora più forte e uso lo scudo come batteria improvvisata col diapason. Allora... sullo scudo dandomi il ritmo. Quando lo fai... Quando lo fai, ti rendi conto che la gente che riesce a sentire questo diapason... che tu stai usando come sostegno alla tua canzone è completamente presa dalla tua canzone e non sta notando assolutamente nulla di quello che succede. Fai fare una prova se capisco che è diapason, perché io sono troppo bravo.
Intelligenza, direi. Faccio tiri da solo, vedi? Sì, no. Mi rendo conto un po'. Ecco, magari. E noti anche che nessuno ha notato lui ancora prima che tu tirassi fuori il diapason, perché molte persone si sono già prese a braccetto e stanno ballando. Lui ha preso il tizio sotto il collo. Io le incentivo quelle che ballano e cerco di fare un trenino in mezzo alla piazza del mercato. Classico trenino elfico. Cosa siamo diventati? Eh no, elfico. Sì, intanto ho appena fatto una mossa alla Metal Gear grazie al casino che... In realtà... Tipo uno che si stava avvicinando al tizio cercando di prendere sotto braccio, lo prendo. E comunque si apre un portale e dicono: in realtà è come Tane e Nicandro. Alphonse è Pappabardo. Esatto. Ah, nel futuro io sa. Potrebbe essere. Cazzo, era vecchiotto lui? No, lui era morto da parecchio. Quindi possibile. Potrebbe essere. Era un bardo famoso. Barduardi. Grande! Basta, l'altro deve essere Barduardi, per forza. Arcangelo Barduardi. Arcangelo Barduardi. Che bello. È canon. E scriviamo. Canon. Arcangelo Barduardi. E allora devo fare qualche canzone su Barduardi, me lo devo segnare. Sì, Arcangelo Barduardi, effettivamente. Oddio. Devi fare la fiera dell'est con tutte le creature mitologiche e magiche. Bellissimo. Esatto. Basta. Ma è bellissimo. Ma l'ha portato lui per forza. Dagli almeno qualcosa di nostro. E cerco di tenere più il casino e offro da bere. Sono un silenzio che può diventare musica. E tu senti da lontano nelle strade una musica che si alza. C'è gente abbracciata che fa: cosa vuoi che faccia? E arriva canticando: e la musica può fare stramazzare i nemici. Ale, di notte, sempre. Ah, ciao, Ale, hai preso uno, ottimo. Sì, infatti io me lo sono caricato. Beh, l'altro spalla. Famoso sempre, se mette idea, Arparezza. Ok, stiamo degenerando. Allora, mentre loro fanno questa roba, io vado da Morbar, e gli dico: potrebbe essere importante trovare della gente volenterosa, disposta a dare un po' di vigore e voglia di vivere per la causa. Abbiamo un rituale che potrebbe sortire 20 ottimi. Di dado, conosco la gente giusta. Benissimo. E con questa nota io chiuderei la 14ª puntata di 13ª era, salvandoci da un destino che ci avrebbe affossato per sempre, perché io non lo so, ma io in questa piega imbarazzo. Io in questa puntata, quando Manto ha preso le redini per un secondo, ho avuto un terrore atavico, no? Proprio quello che senti. Meno male che non è finita. Ora capisco esattamente tutti i personaggi dei racconti di Lovecraft cosa provano quando si trovano davanti l'innominabile. Il terrore. O il terrore che giunge dal profondo. Sì. Perché il discorso era... Che io pensavo lo attaccasse da un momento all'altro. No, io per me quella cosa era il meno peggio che poteva succedere. No, ma gli dava una coltellata se il tizio non, se l'imperatore non si rifiutava. Gliela dava in manto. Porca puttana. Vabbè, adesso non è successo niente. Per ora. Esatto. Quello che io ho preso un sacco di incantesimi bellini. E li userai la prossima volta, non ti preoccupare. Ma la prossima volta non sarà settimana prossima. Perché? Perché settimana prossima giochiamo a Clotes. Ancora quel gioco lì. Sì, già. Ancora quel gioco lì, se riesco, e dovrei riuscirci con una variante che dovrebbe poi entrare nelle regole definitive. Tanto variante? Più che una variante, o variante. Un'aggiunta che bilancia il fatto come di quella dal riuscire pusher. Bilancia il fatto di riuscire assolutamente in qualche cosa, e con dato il poter che molti fallire. No, non è il poter fallire, però molti mi hanno detto: qual è il prezzo da pagare per riuscire automaticamente in qualcosa? E ci ho pensato parecchio, dato che ci sono 7 fili, ci sono 7 eroi, e il 7 è un numero che torna diverse volte. I 7 samurai, certo. No, mi sono domandato che cos'altro c'è di 7 oltre ai samurai, e mi sono risposto: i peccati. E quindi ci sarà una cosa sui peccati. Peccato. Che dato peccato. Che cominciamo, se ho capito bene, con la questione del riprendiamo dal Medieval Wonderland.
Che non si chiama Mordred. No, è il tuo Mordred. Del tuo Mordred. Perché Mordred sarebbe banale come nome. Cioè, c'era già stato. In più ci sarà un ospite d'eccezione che non vi possiamo dire, che non sanno nemmeno loro, lo so solo io. No, difatti, questa è assurda, non sappiamo neanche noi chi viene a giocare con noi. Penso sia, io penso sia Gandalf, onestamente. È possibile che sia Gandalf. Sono abbastanza convinto sia Gandalf. Secondo me è Leordo. Gandalf, forse. Gandalf. Non so. Fabio Macchi. Ciccio Pasticcio. Matthew Mercer. Non vi posso dire chi è, lo scopriremo. Predator. No, non è neanche Predator. Ho provato, lo so. Un facehugger. Esatto. Fizz, proprio Fizz, non Manto. Tremate. Fizz è praticamente un Time Lord che uccide tutti i suoi companion. Cioè un Time Lord. No, sì. No, però ogni puntata. Ah, ok. Ah, beh. Non ho ancora ucciso nessuno. Sì, perché non hai companion ancora e non sai viaggiare nel tempo bene. No. Perché se quindi non sei un Time Lord, fondamentalmente. Detto questo, Fumble Now! Se volete sostenerci, potete farlo in diversi modi, più monetari o meno monetari. Quelli più monetari sono andare su fumblegdr.it/shop e comprare i nostri gadget o il manuale di Urban Heroes con il codice Fumble Now. Potete sostenerci portandoci dei regali. Potete sostenerci con i regali. Potete sostenerci andando su qwerty.it/associati diventando soci o facendo una donazione. C'è in realtà anche un'altra cosa che potete fare. Fumble Now! No, ve l'ho già detto. È andare sul nostro sito, su QWERTY, su YouTube, su Facebook, su Spreaker, su dove ci state ascoltando, e comprare qualcosa su Amazon passando dai link. Che esatto, vorrei fare una, vorrei fare prendermi un minuto qui. Madonna, siamo in chiusura. Perché il punto è questo, là. Abbiamo visto che ci fa molto piacere che un sacco di gente viene a fare, mettere il like sulla pagina di Facebook. E siete tantissimi e noi apprezziamo tantissimo. Ma se vi capita di passare su iTunes, perché tanto se ci ascoltate non in diretta, se ascoltate dopo, usate o iTunes o Spreaker o guardate il video di Facebook o quello che vi pare o YouTube, lasciate una recensioncina, perché ci fa tanto piacere, come ci fa piacere anche la pagina Facebook. Però lì su iTunes ci dà anche un po' di più, perché l'Apple chiaramente ci caga di striscio, non caga di striscio proprio tutti i suoi podcast. Caga di striscio iTunes. iTunes non caga di striscio. E il suo macchinone gigantesco e non lo caga. In più, se abbiamo tante buone recensioni, invece di dover con grande maestria censurare il vecchio amaro del dado, magari troviamo anche qualcuno che ci fa togliere quell'etichetta e possiamo dire esattamente. Ah, sì. Questo sarebbe bello. Sarebbe bello. Ci conto poco. Però se arrivano 8 milioni di review a 5 stelle su iTunes e viene più visto di Radio DJ. Che si mette tra giochi e hobby, vorrei aggiungere. Esatto, capita domani sicuramente questa cosa. Se dovesse capitare, sarebbe più facile anche per noi automantenerci e sentireste di meno Claudio dirvi di darci i nostri darmi. No, non ci scompare. No, lo direi lo stesso. Beh, dipende. Nel momento in cui riesci a mantenerti. Intanto che nessuno ci sponsorizza, io vi dico che andate su bucklestore.it e prendete qualche accessorio, perché quelli col codice Fumble Now. Col codice Fumble Now. Basta! Se non c'è, ci sono magari delle note durante l'ordine, uno le può mettere, può scrivere qualcosa, può mandare una mail. Mandate una mail come oggetto Fumble Now e prendete le fibbie e ci si organizza. Roberto è contento se lo fate. Esatto. Tutte le volte che scrivete Fumble Now. Se volete potete anche twittare direttamente a Claudio Pustorino il codice Fumble Now. Potete anche qualcosa. Potete invece che twittarlo, tatuarlo addosso al vostro amico e mandarci il vostro Fumble Now e noi vi diamo uno sconto sulle fibbie. Tutte le volte che qualcuno se dice, ci fate vedere il tatuaggio vero. Tutte le volte che qualcuno dice io non credo nei bardi, a Roberto viene un aneurisma. Ma per salvarlo basta che scriviate Fumble Now. I bardi stanno che cazzo. Davvero. E per fortuna. Oh, non stanno mai zitti. È vero. Parla. Diventa difficile. Ci sentiamo settimana prossima con Clotes, buonanotte. Seguiteci su Fumble GDR, se volete scriverci @FumbleGDR su Twitter o FumbleGDR su Facebook. E grazie agli ospiti. Ciao. Grazie a voi. Ciao.